E allora buonasera, le contestazioni a Caivano, a Giorgia Meloni nel giorno della sua visita, manifestanti che gridano e inneggiano al reddito di cittadinanza. Poi l'altra notizia potentissima, drammatica, quella dei 5 morti che lavoravano, uomini che lavoravano sulla ferrovia, e il tema della sicurezza, delle cause, tante e tantissime ipotesi, ma anche molti interrogativi. E infine parleremo della guerra, nella puntata lunga, che come sapete tocca molti temi e anche una chicca nel finale con la nostra bussola. Allora, la professoressa Elsa Fornero, per cominciare, buonasera. Buonasera, Giorgio Mulè di Forza Italia, collegato alle nostre spalle, e qui in studio Gianrico Carofiglio. Buonasera. Ora, voi sapete che questo è un lungo viaggio, conduttrice numero uno nel dramma delle relazioni. Oggi mi ha detto che sono un patriarcale introflesso. Ora sapete che patriarcale è già dura. Introflesso e drammatico, da oggi c'è la spilla delle suffragette qui sul mio petto per rispondere meglio. Ci vediamo fra poco. A tra poco, con la spilletta stasera. .45 in questo momento, siamo qui per la puntata lunga del martedì che inizia con un parterre di livello che vi ha presentato il socio Luca Telese poco fa. Cominciamo dallo studio con lo scrittore Gianrico Carofiglio, ben trovato e grazie. Grazie. Il vicepresidente della Camera di Forza Italia, Giorgio Mulè, buonasera Mulè. E buonasera, grazie a voi. La professoressa Elsa Fornero, già ministra del lavoro e volto amico di In Onda, che ringraziamo per essere con noi anche stasera, in una giornata che è stata insomma molto movimentata, anche molto triste, perché ieri a tarda notte, lo avete sentito dal TG poco fa, c'è stato un incidente nei pressi di Torino, a Brandizzo, sono morti 5 persone che stavano lavorando sulla ferrovia travolte da un treno, ma è stata anche la giornata in cui la Presidente del Consiglio Meloni ha voluto plasticamente riportare lo Stato a Caivano, a seguito insomma degli episodi di cronaca che da giorni commentiamo. E allora il nostro Danilo Lupo ha seguito la giornata della Presidente del Consiglio a Caivano. Cominciamo con la cronaca e poi la commentiamo. Perché deve venire la Meloni? Beh, è una cosa buona. È buona, sì. Allora, speriamo che viene tutti i giorni. Per parlare a questi territori con serietà, per parlare alle periferie dove la gente pensa che comunque vada, lo Stato non sarà capace di risolvere il problema, che comunque vada, lo Stato viene a fare le passerelle, poi sparisce, fa degli annunci di problemi che poi non vengono risolti, penso che il messaggio più serio che si possa dare sia invertire questa tendenza, partendo da questo territorio. Vieni qua Meloni, dacci il lavoro Meloni! Devi parlare con il popolo, è un popolo simmanuglio! Vogliamo il reddito! I recidivi non vanno più i redditi, vanno più gli... I recidivi sarebbero coloro che sono andati in carcere, no? Sì, okay. A prima sono chi? Ho sbagliato o ho pagato? E figli mi hanno mangiato, come funziona? Di voi, se ho ben capito, nessuno paga l'affitto, è giusto? No, io chiedo. Ma paghiamo quasi tutti, come l'ho detto, poi ci hanno messo... Non ho capito. Io non pago. Ah, e perché? Perché non c'ho un euro. Ok. Perché sono, fra poco sono 2 anni che è morto mio marito. Ok. Ho percepito la pensione di mio marito, prende un poco di reddito e la Meloni l'ha tolto. Io pago a fatica, però ci rimane un marito, io non tengo posto di fatica, già fanno forse cose male, ti tengo 3 figli. Oramai c'è etichettati, non c'è niente più a fare. È successo pure a Scampia, no? Con le vele di Scampia. Adesso, paradossalmente, tutto quel parlare è stato utile. Perché hanno abbattuto le vele, perché hanno messo l'università, perché sono nati paradossalmente, che parlarne e tirare fuori i problemi è una cosa che può essere positiva, che può far rinascere i posti. Ma se chi sa di questi problemi e non fa niente, aspetta che si fa il morto, non è bene.
L'invito a visitare Caivano, in effetti, era venuto in precedenza, 10 mesi fa, ma non era stato raccolto. Questo che era praticamente l'invito... L'invito che avevo fatto alla, alla Premier, appena insediata. Non in concomitanza a fatti di cronaca. Assolutamente. 24 ottobre del 2022. Cioè, lei che... Ah, ecco, 24 ottobre 2022... La invito a Caivano per discutere delle periferie. Parco Verde di Caivano non è l'unico territorio che versa in queste condizioni. Sono molti, come noi sappiamo, i territori che versano in queste condizioni e il messaggio è rivolto alle tante Caivano d'Italia. E proprio sugli altri territori di periferia tentiamo di fare domande. Sui piani di riqualificazione di Scampia e Corviale, definanziati dal PNRR, con questi risultati. Cominci a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e magari potresti scoprirti a fare l'impossibile. È quello che vogliamo provare a fare qui. Vi ringrazio per la vostra attenzione e buona giornata. Presidente, almeno una parola sul PNRR, no? Una parola sul PNRR, su Scampia, su Corviale. Allora, io comincerei subito da Gianrico Carofiglio per chiedere, effettivamente erano delle contestazioni, le abbiamo riportate, non era una folla imponente, c'era un che, come dire, di sospeso, di non perfettamente definito in questa giornata, sia nel discorso di Tesso e della Meloni, e poi non ha voluto aggiungere, sia in queste contestazioni che probabilmente erano dettate dalla cancellazione del reddito. Quindi la domanda che faccio è: che clima senti nel Paese e come lo interpreti? Ma intanto io farei un commento su questa iniziativa di andare a Caivano, che in sé è un'iniziativa positiva, non c'è dubbio che include in sé un elemento consistente di propaganda, mi sembra sia uscita anche questa notizia delle chat rivolte ai dirigenti di Fratelli d'Italia perché fosse organizzata una clac, ma questo fa parte, diciamo così, della comunicazione, della propaganda politica, il fatto che il Presidente del Consiglio, anzi la Presidente del Consiglio, vada in un posto che vive queste condizioni di gravissimo degrado e dove sono accaduti fatti così gravi, in sé è un fatto positivo. Quello che è meno positivo è il ricorso a certe formule espressive, comunicative, alcune le abbiamo sentite prima, questo piccolo gioco di parole, diciamo non propriamente di altissimo livello, facciamo prima l'indispensabile, poi il possibile, ci si ritrova a fare l'impossibile, che è veramente un giocare con le parole che in generale non bisognerebbe fare e in particolare non bisognerebbe farlo in questi contesti. E la severità dello scrittore o del cittadino? Ma no, del cittadino che cerca di esercitare, diciamo, il suo diritto di critica senza che questa critica sia pregiudiziale. Ho detto prima che secondo me ha fatto bene ad andare là e mi piace l'esercitazione di pensiero politico, per cui quello che fa chi la pensa diversamente da te e che magari adesso sta governando deve essere valutato per quello che è e non per il fatto che appartenga a uno schieramento per il quale io, insomma, non ho mai votato e non credo che voterò mai. Però per esempio leggo che la Presidente del Consiglio ha detto che questa situazione dipende dai governi che l'hanno preceduta, che mi sembra una cosa non elegantissima da dire in un contesto come questo, e ha detto che verrà bonificato il territorio e io devo dire la verità, devo esprimere qualche piccola preoccupazione sull'affidabilità di queste promesse se vengono da chi aveva assicurato che col blocco navale sarebbero stati bloccati appunto i profughi, gli immigrati, gli sbarchi, che invece non so se siano duplicati, triplicati, certamente diciamo cresciuti in maniera imbarazzante, tant'è che ora mi consta l'idea è quella di parlarne il meno possibile, diciamo così, mentre invece era prima la notizia di cui parlare. Il cavallo di battaglia è stato il cavallo di battaglia di un paio di campagne elettorali, aggiungo per quel che vale che anche il termine bonifica suona come dire, piuttosto male. Sì, stiamo parlando comunque di un quartiere abitato da persone, quindi insomma non è bellissimo. Però legato alla criminalità, sì, non alle persone. Sono esseri umani anche loro, insomma, comunque non stiamo parlando di una specie infestante di animali, però è un fatto di sensibilità, quindi insomma vale quel che vale. Però professoressa Fornero, lei oggi sulla stampa ha scritto un editoriale molto, molto duro, che però c'entra un punto che vorrei invitarla a sciogliere qui stasera con noi, e cioè
sottolinea come, diciamo, a dettare in qualche modo priorità che pure sembravano da tempo piuttosto evidenti, non fosse altro per quello che ricorda il sindaco di Caivano, cioè l'invito di 10 mesi fa in quelle stesse periferie arrivato alla Presidente del Consiglio, però insomma queste, anche a fronte di priorità piuttosto evidenti, a dettarle anche alla manovra, e cioè alla politica, sia stato un fatto di cronaca riprovevole che riguarda due ragazzine poco più che bambine. Che cosa racconta questo della capacità di leggere anche, no, ciò di cui ha bisogno il Paese? Racconta molto del passato e di scelte politiche molto miopi, molto dettate da una scadenza elettorale sempre vicina, per cui ciò che occorre è rivolgersi a qualcuno per fare promesse indipendentemente dal fatto che siano sostenibili o meno, perché così guadagni i voti e poi se riesci a realizzare quelle promesse bene, se no magari puoi sperare in una nuova elezione. Questo, ahimè, è un passato. Io sono rimasta, devo dire, abbastanza sconvolta dai fatti che sono stati descritti in questi giorni, Palermo, perché quello che c'è è veramente un degrado della nostra società, sotto tutti gli aspetti. E non è che una manovra economica che detassa un po' qua, riduce le aliquote da un'altra parte, sostituisce un pezzo di reddito di cittadinanza chiamandolo in un altro. Questo non cambia la sostanza delle cose, è la stessa minestra trita e ritrita, ammesso che le minestre si tritino, ma quelle di verdura sì. In ogni caso, quello che voglio dire è che veramente questo degrado ci impone di cambiare ottica, di cambiare prospettiva. E a me sembra che parlare di bonifica è veramente brutto, perché fa pensare a qualcosa dove arrivano magari l'esercito, la polizia, e questo è necessario, ma non è quello che risolve, perché lì si tratta di dare opportunità, visioni, un senso di comunità, quello che il parroco Don Patriciello ha cercato di fare, e tutti i Don Patriciello di questo paese, dove si trovano anche al nord, anche nel ricco nord e magari anche nella ricca, ricchissima Milano, si trovano delle periferie abbandonate dove i ragazzini sono preda di chi in qualche misura li sfrutta e non hanno alternative. Allora questo cosa ci impone? Di pensare in maniera diversa allo sviluppo del paese, che è uno sviluppo economico ma anche civile, di valori civili, e quindi cambiare paradigma. E io voglio, oggi sono contenta, mi pare che oggi sia un giorno in cui nessuno se ne è uscito con la solita sciocchezza o polemica, perché la gravità della situazione mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, anche considerato l'incidente di Torino o alle porte di Torino. Quello che voglio dire è che c'è bisogno di una mobilitazione in cui anche la cosiddetta società civile si mette insieme alla politica per cercare di riportare i valori sulla scena della politica e non farli nascondere dietro qualche spicciolo della solita legge, certo, di bilancio, oppure un po' meno spiccioli ma più debito a sfavore dei giovani. Molto chiaro. Allora, Giorgio Mulet, i messaggi che citava prima caro figlio, nonché anche di comico, le persone devono sembrare persone qualunque che accolgono Giorgia festanti, anche per bilanciare eventuali contestatori, ecco, lì sarà pieno di redditi di cittadinanza, neanche umani, redditi, diamo queste indicazioni e non pensiamo di fare il codazzo dei politici e i selfie per noi. Allora è interessante, un po' come retroscena, secondo te si fa sempre, lo fanno tutti i partiti, effettivamente ricordiamo anche i bambini elementari che cantavano per Renzi, oppure comunque qui era una delle situazioni in cui anche tu avresti detto mandiamo le truppe cammellate a fare un po' di ola meloniana?
Né lo l'avrei fatto, come sai, né penso che la Presidente Meloni abbia apprezzato chi si è incaricato di fare quel messaggio, proprio perché il senso della visita di oggi è quello di metterci la faccia, e metterci la faccia in maniera aperta, prendendosi anche le contestazioni che in questo caso non erano affatto legate all'orrore di Caivano, ma erano legate a un altro tema politico. E quello è un territorio che va bonificato. Va bonificato perché se tu hai fino ad oggi 200 e passa arresti da parte dei carabinieri in una comunità che è di meno di 4.000 abitanti e ci aggiungi quelli della polizia, vuol dire che quello è un territorio che è infestato dalla malapianta, della criminalità, e come tale va affrontato da un punto di vista dell'ordine pubblico, al quale va preceduto, ripeto, preceduto, un intervento di tipo culturale, cioè attivare misure a sostegno delle scuole, fare in modo che le scuole di quel territorio abbiano il tempo pieno e quindi far in modo che i ragazzi stiano dalla mattina alla sera a scuola, passando per palestre, sporting, piscine che attualmente non ci sono, significa bonificare da un punto di vista culturale anche quel territorio. Detto che lo Zen di Palermo, la Scampia, Corviale, Tor Bella Monaca, Milano, Torino, sono cellule impazzite da un punto di vista dell'ordine sociale che non scopriamo oggi. Apriamo gli occhi quando l'orrore ci obbliga a guardarle in faccia. Ma non sarà 200 poliziotti in più a cambiare le sorti di Caivano, di qualsiasi quartiere. Sarà un'azione che è trasversale e che ha al centro la persona, la realizzazione di una persona che per chi ha da 13 a 18 anni passa per sottrarli da impennare tutto il pomeriggio col motorino o andare a cercare un modo di divertirsi in maniera diversa. Fare il palo per le rapine. Esatto, e fargli fare altro. Però appunto il discorso che rimette al centro la persona, fatto da Mulè, cozza un po', devo dire, sia con quel termine bonifica della Presidente Meloni, sia con la proposta del Presidente della Regione Campania De Luca, che ha parlato di assedio militare per un anno per risolvere la questione. Ora io, visto che diciamo della manomissione delle parole, caro figlio, ha fatto un ambito di studio, le domando che, insomma, al di là del merito, che cosa racconta il fatto di esprimersi così per risolvere un problema di questo tipo? Il Presidente della Campania ci ha abituato, diciamo così, a un uso a volte un po' pittoresco del linguaggio e certamente a qualche intemperanza verbale che corrisponde anche a una sua capacità di tenere la scena, dote che è difficile negargli. Però molto spesso il gusto della battuta, non è questo il caso, ma questo è l'espressione della stessa attitudine, porta poi a dire cose che superano i confini del merito. E qui il merito, quello che ha detto Mulè è sostanzialmente condivisibile dal mio punto di vista, tanto per tornare a quello che dicevamo prima, è giusto, è necessario compiere un'attività complessa, perché arrestare le persone in un territorio come questo è come rimuovere, diciamo così, un epifenomeno, parlo, diciamo. Esattamente, però c'è la causa. La causa è un'altra. E però allora qui bisogna riflettere su che cosa significa un territorio come questo quando, come ha giustamente detto lui anche stavolta, oggi visto. Oggi si crea un asse Mulè-Caro Figlio completamente inedito. Ce ne sono tanti. Allora qui c'è un problema di dove uno trova i soldi per fare questa roba. Perché è giustissimo. Le palestre, le piscine, il tempo pieno, uno magari lo fa a Caivano perché oggi la Presidente del Consiglio ci è andata e ha fatto delle promesse e magari non vuol fare la figura di non mantenere anche queste. Però il problema è più generale. Dove si trovano i soldi per intervenire in tutte le Caivano d'Italia? E io lo so dove si trovano i soldi, non sono neanche quelli del PNNR. Se metà, non tutta, metà dell'evasione che c'è in questo paese fosse recuperata, noi avremmo i soldi per fare questo e molto altro. Avremmo i soldi per rendere questo un paese giusto, avremmo i soldi per trasformare questo paese in un
posto in cui i servizi vengono erogati, in cui la gente non deve aspettare per fare un accertamento medico che potrebbe salvarle la vita o se non fatto potrebbe distruggere la vita. E però su questo territorio tutto diventa molto evanescente. Su questo territorio sentiamo fare discorsi, no, l'evasione non è quella degli artigiani o dei piccoli, ma solo delle grandi aziende, che è un modo di mandare la palla in tribuna, perché non è affatto detto che se devo colpire, è giusto che sia così, le grandi aziende del web, non debba anche colpire quella sterminata evasione diffusa di cui noi cogliamo le tracce dappertutto. Pensiamo alla stagione balneare, a quello che succede negli stabilimenti balneari, in maniera del tutto indisturbata. Allora, noi qui in questo paese abbiamo un fondamentale problema di trovare i soldi per fare le cose che devono essere fatte. E i soldi sono là. E ci vuole la volontà politica, allora, di andarli a prendere. Con Marianna ricominciamo il giro, però volevo dare alla professoressa Fornero la possibilità di completare con la sua opinione su questo tema cruciale, perché sembra strano e ci sembra dividere fra destra e sinistra sul tema esercito o non esercito. Per me l'esercito non è un tabù, se blocca, certo, no, e rende più difficile la logistica, appunto, della criminalità. Non è un tema, ma di, certo, destra o di sinistra. Certo. No, ma... c'è dubbio. Sì, però il problema è che non si sradica alla radice il fenomeno, che è un fenomeno di non appartenenza alla società e alla comunità, che è un fenomeno di assenza di altre visioni della vita, di alternative. Ci ho sono capito, ma se io li spaccio nella piazza di casa mia, voglio che gli spacciatori, sì, non possano spacciare e trovino qualcuno che li ferma. Il problema è che vanno da un'altra parte. Appunto. Va bene, il punto è che non mi basta mandarli in galera e, come direbbe qualcuno, buttare via la chiave. Io non lo dico, ma spesso viene usato questo termine. Allora, non basta quello, perché magari, adesso dirò una cosa che poi scatenerà la polemica, ma magari quello spacciatore lì non ha avuto nessuna altra opportunità nella sua vita. Io voglio invece tagliare l'erba sotto i piedi a quelli che crescono solo con questa alternativa. Diamo ai ragazzi la possibilità di giocare in ambienti dove si può stare allegri, dove si vive anche la relazione con gli altri nel rispetto, in allegria. Perché non è possibile fare questo? Perché quel degrado dove le famiglie mancano, e qui c'è anche un problema di responsabilità, diciamo, certo, dell'assistenza sociale, perché non sono arrivate le assistenti sociali in quell'ambiente. Io non lo so come mai, ma è chiaro che c'è un'assenza globale. Allora, solo rispondere con strumenti di polizia è illusorio. È illusorio. Sì, si tampona, magari serve per l'appunto, per mostrare dei dati un po' migliori per le prossime elezioni, ma non sradica il problema. Non c'è dubbio. Cioè, c'è Mulè che annuncia, no, vistosamente, che, allora, diciamo, e si crea l'asse, diciamo, caro figlio Mulè Fornero, no, stasera. No, no, abbiamo... no, perché adesso poi qualcuno sbaglia. Magari... rimango solo io a difendere l'ordine. No, no, adesso però, allora, la professoressa Fornero è persona che ragiona sui numeri. Se noi abbiamo una dispersione scolastica, cioè ragazzi che dalle medie alle superiori abbandonano gli studi, che è al 6% a Milano, e al 23% a Napoli o Palermo, c'è quel problema lì che non riguarda soltanto i ragazzi, riguarda anche la polizia, le famiglie che vanno. No, ma la polizia non è il rimedio, non è neanche la cura. Non riguarda la polizia. È il fallimento, perché la repressione nel nome dell'esercito e della polizia significa che lo Stato ha fallito. Ah, però aspetti, Mulè, la interrompo il ministro Crosetto, perché ha appena twittato. Oggi Giorgia Meloni ha detto che purtroppo a Caivano si è consumato un fallimento dello Stato, ma lo Stato c'è e reagisce. Tra le misure annunciate dalla Premier per riqualificare del Parco Verde, sono orgoglioso dell'arrivo del genio militare dell'esercito. Ci siamo e ci saremo. Esatto. Questo è proprio tecnicamente il genio, chiama esercito. Ha chiamato esercito per fare la citazione. Ma il genio militare non è che va lì con il M12 spianato. Il genio militare va a Caivano perché deve rimuovere l'amianto, perché deve rimuovere
tutti l'ultrarobaccia che c'è. Le telecamere abusive dei racket che controllano i loro quello pezzi. Quello fa il genio militare. E posso dire, e bene fa. Ma certo. Perché supplisce la mancanza di altri. Però non è la medicina. La medicina sono le scuole, gli insegnanti, il tempo pieno, la mensa scolastica. Siamo perché d'accordo. Se tu sei abituato a mangiare è il, in lodo, certo modo, il lodo patricello, diciamo, lo chiameremo così, sì, l'esercito di maestri insegnanti. Questa puntata, Marianne, è un record su qualcosa. Tutti siamo d'accordo. Adesso creiamo il disaccordo, buon senso. Creiamo il disaccordo subito, così, perché andiamo su un tema che divide, perché avete notato alla fine del nostro del servizio che Danilo Lupo ha realizzato oggi a Caivano, alla fine neanche stavolta ci sono state domande dei giornalisti alla Presidente del Consiglio, che ha fatto una lunga dichiarazione ma non ha accettato domande. E allora ci chiedevamo se, visto che sono ancora giorni che si discute delle esternazioni del suo compagno proprio sulle violenze di queste settimane e sugli stupri e su cosa li causa, stava scappando dalle domande, professoressa Fornero? Beh, non lo so, direi che di nuovo il tema mi sembra un tema di assenza di educazione. In questo caso l'assenza di educazione riguarda il compagno della Premier, cioè il fatto che non ha ancora, diciamo, contezza di come si parla delle donne. E quindi ha evidentemente una riserva mentale per cui se una donna viene aggredita, in fondo è colpa sua, perché si è messa in una situazione, magari perché va vestita in maniera un po' discinta, magari perché è truccata, magari perché ha bevuto un bicchiere che non avrebbe dovuto bere, ma chissà perché ai maschi mai si rimprovera che bevono. E allora evidentemente nel substrato culturale del compagno di Giorgia Meloni esiste questa visione della donna. E posso dirle una cosa? È molto diffusa nel paese, perché questo è un paese ancora di persone che hanno una considerazione delle donne di questo tipo. Un po' sono proprietà di qualcuno o tutelate da qualcuno, bisognose di protezione speciale, non persone autonome sullo stesso piano degli uomini. Questa visione nel Chiaro. Nostro paese è molto molto carente. Allora, se riuscite a stabilire un record, 50 secondi a testa, perché il tema è cruciale, è interessante, prendete la palla della Fornero, caro figlio. Guarda, non c'è dubbio che in quelle frasi ci sia una dose consistente di paternalismo, altrettanto consistente di inopportunità, di mancanza di senso delle situazioni, di incapacità di comportarsi correttamente. Dopodiché, secondo me, gli stiamo dedicando fin troppo spazio. È ovvio che è una frase che gli è venuta infelice. Fuori, infelice, che è diciamo il risultato di quel retaggio culturale. Dopodiché, per me, per quanto mi riguarda, basta, nel senso che questa roba è uno strumento indiretto di propaganda, perché noi stiamo parlando di questo signore che ha detto questa banalità, questa sciocchezza, con un timing veramente inopportuno. Stiamo parlando però di una cosa che evidentemente lui non voleva dire, non esplicitamente come biasimo alla vittima, infatti si è difeso in questo modo. Infatti quel bel pezzo di paese di cui parlava la professoressa Fornero, che ha quel tipo di convinzioni profonde, guarda questa storia e dice: ma in fondo che cosa ha detto? E quindi io invito tutti quanti, quelli che hanno a cuore una visione diversa di questi temi, di smettere di parlare del signor Gianbruno. E io invito tutti quelli che ci hanno ascoltato a leggere due libri di caro figlio, Della gentilezza e del coraggio e L'ora del caffè, scritto con sua figlia Giorgia, perché insieme sono una sorta di allenamento alla comprensione delle opinioni dell'altro, quantomeno al confronto. Allora, solo ieri avevamo a questo tavolo, dove c'era caro figlio, Landini, che diceva la precarizzazione, i subappalti sono un male, e oggi arriva qui da commentare una notizia drammatica, 5 morti e ovviamente tanti interrogativi, che cercheremo con notizie fresche e, come dire, molto accurate di chiarire fra pochi istanti. Siamo ancora dentro? Siamo ancora.
21 e 17 siamo in onda, abbiamo cambiato parterre perché cambiamo decisamente argomento, ci hanno raggiunti in studio Sandro Iacometti di Libero. Buonasera. Grazie per essere qui. Abbiamo in collegamento Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico. Buonasera Gribaudo. Buonasera. E lo scrittore Maurizio De Giovanni, che è tornato a trovarci, grazie mille De Giovanni. Buonasera. Collegato con noi anche Giorgio Airaudo, segretario generale della CGIL Piemonte. Buonasera Airaudo. E da lei partiamo, ma prima vediamo una sintesi della nostra Elena Testi di quanto avvenuto oggi, dell'incidente ferroviario di oggi in cui, lo ricorderete ma ve lo ricordiamo, hanno perso la vita altre 5 persone sul lavoro. Vediamo la scheda e poi andiamo da Airaudo. Stanno lavorando al binario 1 sulla linea Torino-Milano. La fermata Brandizzo, comune nel torinese, è a pochi passi da loro. Sono intenti a cambiare i binari. Tutto tace nel cuore della notte. Sono le 23.50 quando un treno passa a oltre 100 km orari. Sono tutti morti, è il primo urlo che si sente dopo il boato. Un boato che non è stato anticipato da nessun altro suono se non quello della corsa del treno. Nessuno sente un fischio di avviso o una frenata improvvisa prima dell'impatto fatale. A morire questa notte sono state 5 persone, 2 i feriti. Erano Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua e residente a Brandizzo, Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni, nato a Marsale, residente a Vercelli, e Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. Infine Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli. 5 operai morti, gli ultimi di una strage che conta dall'inizio dell'anno 450 persone. Ad arrivare quest'oggi a Brandizzo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A dare un primo chiarimento, Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti. La norma già oggi prevede che non si possa lavorare sui binari se non c'è la certificazione che il traffico ferroviario è sospeso, chiuso. Quindi evidentemente rispetto alle indagini, alla magistratura, a capire perché quei ragazzi erano sui binari. E mentre il Ministero dei Trasporti chiarisce di aver nominato un esperto in sicurezza e manutenzione ferroviaria, è la Procura di Ivrea, oggi, subito dopo il dramma, ad aprire un fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti. Da Rete Ferroviaria Italiana, SPA, è arrivato il cordoglio alle famiglie degli operai che, specifica sempre a RFI, appartenevano a una ditta esterna. Ma in un altro comunicato l'azienda sottolinea: i lavori, secondo procedura, sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno. Nessun commento sull'accaduto, invece, da Sigifer di Borgo Vercelli, azienda appaltatrice per cui lavoravano le 5 vittime. Allora, 450 morti solo negli ultimi, sul lavoro solo negli ultimi 8 mesi. Eppure fino a oggi, insomma, nonostante questa Spoon River quotidiana, le notizie di queste morti non trovavano grande spazio sui giornali e nell'informazione. Dopo Brandizzo è inevitabile parlarne. Airaudo, che notizie ha? Ha potuto parlare con qualcuno, ha aggiornamenti rispetto a quanto riassunto dalla nostra Elena Testi? Ma guardi, intanto la notizia che mi preme dare ai vostri telespettatori è che sono 5 operai edili, perché ad oggi non l'ha scritto e detto nessuno, perché sono le imprese edili che si occupano di questo lavoro, quindi sono altri lavoratori edili che cadono sul lavoro. La seconda cosa è che penso che bisognerebbe fermare questa ricerca dei capri espiatori. Mi sento improvvisamente dal pomeriggio partire un tantam che prova a dire che la colpa sarebbe dei lavoratori che sarebbero saliti su una massicciata prima del tempo. Guardate, quello che io so da quei lavoratori, non lo so da sempre, è che nessuno sale sulle massicciate ferroviarie senza l'autorizzazione di RFI, che ha le responsabilità. Credo che questo sia un punto molto importante, perché qua
non stiamo parlando di un accidente, non è caduto un fulmine, non è precipitato una meteorite, sono morte dei lavoratori di un subappalto che stanno mettendo in ordine una rete ferroviaria dove il piano industriale di RFI dice che per il 40% è obsoleta, ma nello stesso tempo quel piano industriale dice che deve aumentare la circolazione merci del 20%. Allora, se tu aumenti le circolazioni su una rete obsoleta, metti in subappalto lavoratori che hanno, come si dice, condizioni assai più basse, salariali di diritti rispetto ai manutentori di RFI, tu stai preparando gli incidenti. C'è un processo produttivo che non funziona in questa importante azienda, che è una struttura strategica del paese. Ed è un processo produttivo che trasforma i lavoratori e le lavoratrici in merci, meno importanti delle merci e dei lavori che producono. Credo che questo sia ciò che ci porta all'aumento delle morti e degli infortuni complessivamente da tempo, e cioè il fatto che ormai i lavoratori nei subappalti, nella precarietà, nelle condizioni... Non copra il microfono, Eraldo, non copra il microfono e le chiedo, perché a tratti si sente più attufato, e le chiedo però l'ultima cosa perché abbiamo capito bene tutto. Quindi c'è un, leggendo quei comunicati, c'è quasi una colpevolizzazione, secondo lei, dei lavoratori, perché risolve tutto, cioè sono stati imprudenti, avevano fretta. Qual è il sentiment, l'atmosfera che lei coglie? Ma io sento e vedo questo rischio. Penso che la magistratura dovrà accertare responsabilità individuali. Quel che è certo è che c'è una responsabilità dell'impresa committente. C'è, come si dice, una pressione su questi lavori, un'esigenza di risparmiare, un'esigenza di mantenere alti i profitti che induce agli errori e che ha delle conseguenze dove le lavoratrici e i lavoratori restano solo i loro corpi, e quando si arriva ai corpi finiscono le vite. Grazie. È per questo che ha paragonato l'incidente alla strage della ThyssenKrupp di 16 anni fa? Cioè, perché anche in quel caso furono negligenze aziendali a determinare la situazione di rischio che poi è stata fatale per molti? Beh, sì, perché 16 anni fa, e questo è clamoroso che in 16 anni non sia cambiato nulla, 16 anni fa una sentenza definitiva della magistratura dimostrò che il mancato investimento di un macchinario che avrebbe spento immediatamente le fiamme della bolla di olio che si incendiò e fece strage di quei lavoratori alla Thyssen era stata una qualifica di risparmio dell'azienda. Ecco, io penso che ci sia un collegamento, penso che abbia avuto ragione in questi anni il dottor Guariniello, che istruì quel processo, a dire che in qualche modo le grandi imprese, le multinazionali, si sentono non più toccate dalla legge, in qualche modo al di sopra. Credo che questi non siano morti colpose, credo che abbiano delle responsabilità. Grazie. La magistratura le accerterà come è accaduto nel caso di Thyssen. C'è molto grazie rigore, a Giorgio molto metodo. Airaudo, segretario generale. Allora, CGIL Piemonte. Diamo subito fuoco grazie alle polveri, perché vedevo che la faccia era un po' perplessa. La faccia. No, io l'unica perplessità, a parte insomma il dramma della vicenda, ce l'ho intanto sulla iniziativa di alcune sigle di proclamare immediatamente uno sciopero, che credo che sia fuori luogo in situazioni di questo genere, e credo che non aiuti a risolvere ma ad esasperare gli animi e ad individuare appunto un nemico che potrebbe essere l'azienda, ma tutto va verificato e accertato. Però Sandro Iacometti, Airaudo ci ha detto abbiamo fatto un'inchiesta, abbiamo no, domandato. No, che inchiesta hanno fatto? In un'ora non puoi fare inchiesta, no, in poche ore. In una giornata parli con le persone, ore, perché non si fida? No, cioè io le ho ribalto, aspettiamo. Perché un sindacato non mette alla prova le cose prima di dire una cosa. L'idea di fare, sì, ma lo sciopero non vedo che significato abbia far lo sciopero, non è una forma né di rispetto per le vittime né di protesta per quello che è accaduto. Lo sciopero si fa sulle vertenze, si fa sui salari, sugli stipendi, si fa su questioni totalmente diverse.
Qui c'è un problema sicuramente, allora vorrei ricordare anche che RFI e FS hanno degli standard di sicurezza elevatissimi e hanno introdotto una serie di misure tecnologiche che sono in grado di prevenire, evitare e tutelare i lavoratori nella maggior parte dei casi, tant'è vero che questi episodi sono rarissimi. Ma quel comunicato dice non siamo noi. Attenzione, quel comunicato dice non siamo noi a fare questi lavori. Se mi fai parlare, ci arrivo. E l'azienda non dice niente. C'è il problema degli appalti e dei subappalti della filiera, in cui nella filiera degli appalti si sfilacciano i protocolli di sicurezza, perché l'appalto per l'azienda risparmia sulla sicurezza per proporre l'offerta più bassa e quindi chiaramente si rischiano questo tipo di cose. Però ci dovrebbe essere, e qui c'è la responsabilità diciamo dell'azienda appaltatrice, ci dovrebbe essere il controllo del rispetto dei protocolli di sicurezza che vengono applicati ai propri lavoratori e anche ai lavoratori delle aziende che appaltano. Detto questo, c'è stata anche nel corso degli anni una riduzione ed una squalificazione diciamo dei percorsi di formazione che sono molto importanti in queste cose. Quindi ci sono una serie di fattori che vanno messi insieme, ci sono tante inchieste in corso, quella del Ministero dei Trasporti, quella dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, quella della Procura. Adesso bisognerà individuare e capire esattamente quello che è successo. Di sicuro c'è qualcosa che è andato storto e qui dobbiamo anche ragionare sul l'elemento, cioè quanto le tecnologie possono salvarci nel momento in cui c'è qualcuno che trasgredisce le regole, quindi a quel punto per quante tecnologie puoi mettere in campo, se tu fai qualcosa che non è autorizzato è chiaro che va tutto a ramengo. Sandro Iacometti puntava il dito diciamo, sulla reazione a caldo no, di alcune sigle di programmare uno sciopero, ne metteva in dubbio la diciamo l'efficacia, però Gribaudo, spesso come dire, quello è il primo strumento, quando non l'unico, per attirare l'attenzione anche della politica, che però diciamo, indipendentemente dal colore, dai governi e dal succedersi di inquilini a Palazzo Chigi, su questo è sempre sembrata un po' distratta. Ci sono 3 morti sul lavoro al giorno. Cosa si fa? Perché voglio dire, se uno va a vedere le percentuali di controlli relativi alla sicurezza sul lavoro, sono percentuali ridicoli, il personale a disposizione è sottostaffato, per usare una parola orrenda, ma è la prima che mi viene in mente, quindi da dove si comincia per cercare insomma, di evitare situazioni di questo tipo? Intanto direi dalle parole del Presidente della Repubblica, vorrei partire dal Presidente della Repubblica. Oggi la presenza dello Stato c'è stata, nel senso che il Presidente della Repubblica ha deciso, anziché diciamo, rientrare immediatamente a Roma, di fermarsi, doveva essere una giornata di festa in ricordo diciamo, di Altiero Spinelli, invece naturalmente con la tragedia il Presidente della Repubblica ha voluto omaggiare le vittime. Intanto bisogna esserci e poi è una questione, come veniva detto e ricordato dal Presidente della Repubblica, è un oltraggio alla convivenza civile, quello che è accaduto e quello che sta accadendo. E guardi, io lo dico a maggior ragione perché ho richiesto in questa legislatura di formalizzare una commissione d'inchiesta proprio sugli incidenti, ma anche sulla trasformazione delle malattie, degli infortuni sul lavoro, perché alla Camera dei Deputati non esisteva più una commissione d'inchiesta, si figuri, dalla seconda legislatura, siamo alla 19ª, tanto per dirle. Invece, come ci dimostrano drammaticamente i numeri, questa è una vera e propria guerra silenziosa, mai taciuta nel nostro Paese. E allora bisogna intanto indagare su questi fenomeni che sono complessi, bisogna intanto dare piena attuazione alle norme e bisognerebbe davvero effettuare quei controlli di cui avete parlato, ma come avete ricordato, manca chi svolge quel lavoro. E chi vi parla, peraltro, fu insultata da quello che oggi è il ministro Salvini, quando all'indomani della ripartenza dopo il primo lockdown mandai una lettera ai giornali dicendo che in questo paese servono 10.000 ispettori del
lavoro. La sicurezza non può essere considerata un costo. La sicurezza è un elemento fondamentale, a maggior ragione nelle grandi trasformazioni del lavoro che stiamo attraversando, che deve essere un elemento di investimento e formazione, non un mero costo. E per fare questo bisogna creare le condizioni perché ci sia una cultura diffusa della sicurezza. Creare, come ha fatto questo governo invece, i subappalti a cascata significa anche qui non dare corrette indicazioni, e questo non aiuta, perché bisogna riuscire a diminuire la filiera del subappalto, diminuire il costante gara al ribasso, perché quando si fanno le gare al ribasso inevitabilmente vuol dire che si abbassa il costo sul lavoro e significa mettere in difficoltà chi svolge il lavoro e anche naturalmente a chi quel lavoro lo esegue. Lo dico perché, come è stato ricordato, questo è un tema, poi perdonatemi, io sono stata lì oggi naturalmente e sono molto scossa, perché questa è la terza grande strage che avviene in Piemonte. È stata ricordata la Thyssen, voglio ricordare anche il Mulino Cordero di Fossano, 5 morti anche allora, 7 nel 2007 alla Thyssen e oggi altri 5. Insomma, è evidente che quello che è accaduto non può essere liquidato come un mero errore umano, come è stato già detto. Dobbiamo interrogarci a fondo sulle cause profonde fenomeno delle trasformazioni tecnologiche e di come influiscono anche sulle dinamiche dei processi di controllo della filiera del lavoro. La interrompiamo solo perché nel frattempo il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato un'altra commissione d'inchiesta ministeriale, stavolta da affiancare a quella della Procura sugli eventi. Allora, due telegrammi. Io spero che il ministro Salvini conceda al Parlamento di svolgere la sua funzione, visto che la commissione è stata votata all'unanimità. Ci sono due commissioni d'inchiesta parlamentari, una alla Camera e una al Senato. Ed è bene che questa vicenda, su cui indaga la magistratura, ci sia un lavoro parlamentare ad hoc, come peraltro appunto oggi abbiamo rappresentato, e senza dubbio come commissione d'inchiesta torniamo subito da lei. Due telegrammi per la palla a Maurizio Giovanni. Prima una cosa tecnica. A norma di codice il subappalto su un'opera di questo tipo prevede che non ci sia nessuna deroga ai criteri di sicurezza richiesti. Il secondo tema è ancora più grande, ma scusate, ma pensate che riesca uno sciopero se non c'è una situazione di disagio? Pensate che si divertano a perdere orario di lavoro? Cioè, nel tempo della telematica, dei tweet, delle app più sofisticate, dei sistemi di controllo, sono sempre i lavoratori improvvidi, quelle facce che abbiamo visto che vanno sulla massicciata con un po' di allegra imprudenza. Ecco, non si può sentire questa cosa. È una cosa che non si può sentire, perché già quei comunicati oggi prefiguravano questa cosa. Poverini, ma forse erano distratti. Nessuno va a morire su una ferrovia, nessuno si distrae su questo. Ma io sento cose che mi fanno sentire molto vecchio, devo dire. Perché a meno che sentiamo stia succedendo qualcosa. No, a meno che mi stia succedendo qualcosa. Cioè, non penso che sia accettabile l'idea di un suicidio di massa. No, quindi questi cinque erano lì, convinti di lavorare in sicurezza, passa un treno a 160 all'ora e uccide. Ergo, qualcuno li ha messi lì a lavorare con un treno che passava di là a 160 all'ora. Credo che sia evidente che ci siano delle responsabilità datoriali, cioè da parte di chi in quel momento aveva messo queste persone a lavorare. Penso che sia assolutamente legittimo che i lavoratori reagiscano a loro modo. Io penso che sia il minimo un'azione di sciopero per richiamare alla tutela della sicurezza sul lavoro. È un tema tragico che ci sta veramente portando indietro di diverse decine d'anni. Dire che un'azione di sciopero non sia un'azione utile o comprensibile, io penso che sia un dire ai lavoratori che non devono cautelarsi della sicurezza. È una cosa che veramente mi lascia basito. Sarò vecchio io, sono di un'altra generazione. Però appunto secondo me veramente il problema non si risolverà mai, come dimostra il fatto che i 3 morti al giorno ci sono da diverse decine di anni e non si riescono a far diminuire, anche se in realtà i morti sul lavoro un pochino sono calati e sono aumentati gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ma cosa c'entrano questi cinque? Cioè, allora, la domanda è cosa hanno fatto questi cinque? Questi non hanno fatto niente, come nessuno che muore sul lavoro, però allora perché
Voi vi contestate il fatto che si cerca di attribuire la responsabilità a questi 5 lavoratori, però non avete nulla da ridire sul fatto che invece si attribuisce la responsabilità al datore di lavoro e all'azienda. Cioè l'azienda è necessariamente colpevole, il lavoratore mai. Allora ci possono essere delle responsabilità, ma non siamo in ma anche chi muore può essere responsabile, no? Di incuria, di far qualcosa di pericoloso, non rispettare delle misure di sicurezza. Non è che perché muore diventa immediatamente innocente. Iacometti, però, cioè, una cortesia, siccome è una cosa successa meno di 24 ore fa, sono di cui si sa pochissimo, però così non si risolve non la il problema. Il problema, individuando colpe. Dei nemici, e individuando dei nemici, scusa, come ha fatto la Gribaldo Sandro, nel governo. Allora, quando c'è il governo centrosinistra, no, il colpevole Sandro, era il governo centrosinistra. Sandro, finisco solo un secondo. Guardi. Scusi, Gribaldo, no, scusi. Prego, tanto per rimettere in fila le cose. Noi non stiamo attribuendo colpe a qualcuno. Stiamo parlando, mi sembra, se mi sono distratta ditemelo, di un sistema che molto spesso, non è detto che sia in questo caso specifico, ma un sistema che molto spesso a vantaggio della produttività tralascia la sicurezza. È successo con Luana Dorazzo, è successo la settimana scorsa con il manutentore di un sistema sbagliata. Di ventilazione questa che è stato è la direzione sbagliata di affrontare il problema. No, ma tanto fortunatamente lo affronta la magistratura il problema. No, ma la magistratura affronta il problema dell'episodio specifico, il problema della sicurezza sul lavoro. Io di quello sto parlando più in generale. No, mi dispiace che non ci sia errato, ma l'ha detto esplicitamente. Se io vado a parlare con le 4 squadre che hanno lavorato in quel settore, in quella mansione, e questi ti dicono che i lavoratori stanno attentissimi alla loro pelle. Beh, e non è che uno allora, dice io, è io una ho presunzione fatto, io Giovanni ho fatto, alzato, scusate, lavori, Giovanni ha alzato la mano con la scuola solo una cosa questo, voglio io dire mi, credo che chiunque di noi abbia fatto dei lavori a casa, no? Quindi dei mini cantieri, i lavoratori che hanno lavorato nelle vostre case hanno tutti rispettato pedissequamente le misure di sicurezza, ma questo è un lavoro di alta professionalità, mettevano tutti il cammino. Ma ragazzi, vorrei esentare tutto il parterre a fare il processo a dei lavoratori che sono non morti meno di 24 ore. Non voglio fare nessun processo fa. Ai lavoratori, però voglio non andare li voglio neanche assolvere automaticamente. Ma fortunatamente non spetta condannare. A noi. Maurizio De Giovanni. Però possiamo condannare l'azienda. Scusa, l'ha fatto. L'azienda si può condannare a prescindere. Sì. Questi non è che camminavano a 40 metri d'altezza su una passerella senza il casco, no? È una passerella. Però ci sono messa, quelli, maniera, ci sono quelli. Ma stiamo parlando di questi. Sì, ma questi stavano lavorando di sicurezza su dei binari nella convinzione assoluta, perché sennò sarebbero stati 5 pazzi, e non stiamo dicendo questo, nella convinzione assoluta che non sarebbero passato il treno. E quindi il pazzo è l'azienda che gli ha ordinato di andare lì. Ma in nessun modo si può immaginare, si può configurare un'imprudenza di questi 5 lavoratori. Questi stavano lì, è passato un treno che non doveva passare. Ragazzi, ma stiamo scherzando. No, il treno questi doveva passare e loro non dovevano essere lì. Forse non hai capito bene come è andata. Cioè, di nascosto, per fare il lavoro prima, per farsi bene. Loro non dovevano essere lì. Per quale motivo fossero lì non lo so, però non dovevano essere lì. Non doveva passare il treno. Okay, questo lo stabilirà la magistratura, è inutile che facciamo il dibattito noi appunto. Stasera. Stavano lavorando su un cantiere, con una paga normale, non è che dovevano finire entro oggi e quindi si sono portati avanti col lavoro. Ma vogliamo scherzare, stiamo dicendo... Io ho troppa memoria della ThyssenKrupp per non ricordare che le prime cose che si dissero, ma forse sono stati imprudenti. Non possiamo però fare di ogni caso tutto un fascio, dai. Infatti io non starei sul caso specifico, starei sull'idea che si ha del lavoro, della sicurezza sul lavoro modo in cui affrontare i problemi legati al lavoro. Non solo quelli, diciamo, specifici della sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche del lavoro tout court. Per esempio, e qui torniamo al punto politico, così almeno evitiamo, come dire, anche derive giudiziarie che non ci competono. Però sono i giorni in cui si discute di un referendum. La CGIL vuole promuovere un referendum per abolire il Jobs Act. Allora io vengo da lei, Gribaudo, perché insomma lei è nel PD, era nel PD anche quando il Jobs Act con la segreteria di Matteo Renzi è stato portato in Parlamento e votato, e quindi fanno bene ad accusarvi di incoerenza, visto che l'avete votato voi. Adesso nel PD di oggi ci sono posizioni molto critiche sul Jobs Act. Ma
intanto che ci fossero delle parti critiche e sono state per l'appunto anche evidenziate dalla Corte Costituzionale, quindi direi che le parti che erano critiche, che erano state in parte evidenziate anche nel dibattito, io ero allora in Commissione Lavoro e ricordo bene come ci fu un parere unanime da parte della PD sul mettere alcune condizioni e poi il governo, come noto, fece altre scelte. Dopodiché noi avevamo evidenziato alcune criticità, soprattutto in riferimento all'indennizzo dei licenziamenti collettivi, ma quella parte appunto è stata poi cassata successivamente dalla Corte. Quindi direi che quelle parti che secondo me erano in qualche modo spigolose sono state già messe nel cassetto in questo modo. Dall'altra parte vorrei anche capire però qual è il dibattito, perché francamente io non ho letto ancora nessun quesito, quindi non so esattamente di che cosa stiamo parlando. Mi sembra un dibattito sul nulla. Non sembra però proprio scusi onorevole Gribaudo, lei non sembra entusiasta. Prego. Se le devo dire cosa comunica, lei non sembra per niente entusiasta. Dice no, è stato già emendato, il quesito non l'ho letto. Non mi sembra una che sta partendo. No, il quesito non c'è. Mi risulta che il quesito no, ma non voglio c'è. Dire non so. Beh, di cosa stiamo parlando. Ma la Schlein ha dato una direttiva. Lei non sembra una contenta di dire andiamo a emendare il Jobs Act. Allora la domanda di Marianna ha toccato nel vivo, scusi, glielo devo dire. No, lei deve... guardi, nel dibattito... se lei mi dice già emendato... Se posso, certo. No, io resterei, diciamo così, concentrata ai fatti. E la segretaria giustamente ha detto che noi ci siamo e che seguiamo con attenzione la battaglia sulla precarietà, che mi sembra il vero elemento di cui discutere. Perché il Jobs Act, ricordiamolo, ha 7 anni ormai, è stato sostanzialmente superato dal mercato del lavoro, questo lo voglio dire. Così come penso c'erano nel Jobs Act delle cose interessanti, penso al tema che per la prima volta abbiamo introdotto delle regole sulla maternità. Le odie, no, sia coerente, voti no, scusi, no perché al su questo referendum. Vorrei fare un discorso serio, visto che per me è stato un elemento di dibattito molto serio dentro al partito. Se mi è possibile, vorrei ricordare che in quella norma c'erano anche la norma contro le dimissioni in bianco per le donne, soprattutto. E quello che ha scritto Renzi in un editoriale accusandovi di incoerenza. Renzi è stato quel pasticciaccio che è stato bocciato per fortuna dalla Corte Costituzionale, quindi le parti sbagliate sono state toccate. Se mi posso permettere, dico solo e semplicemente che naturalmente bisogna capire qual è il merito anche del quesito. La segretaria giustamente ha detto qual era la sua linea, lei è sempre stata critica e non era in quel momento nel PD e criticava quella proposta del Jobs Act, così come proposta da Renzi all'epoca, a cui anche noi avevamo fatto dato un contributo di una mediazione diversa. C'erano delle parti positive, voglio capire su che cosa si concentrerà naturalmente il quesito e poi potremo rifarlo questo dibattito. Fermo restando che il tema di oggi, mi scusi, io sono interessata di più all'oggi e al futuro, il tema di quella riforma è di 7 anni fa e c'erano ben 8 decreti differenti. Vorrei che parlassimo della situazione del lavoro di oggi e cosa serve oggi. È chiaro ed evidente che abbiamo un tema da fare insieme al sindacato e a tutte le forze sociali di lotta al lavoro povero, di lotta al lavoro precario. Non abbiamo più un problema di flessibilità del mercato del lavoro. Abbiamo fin troppa flessibilità. È fin troppo flessibile, spesso non si riesce proprio a evitare che lo sia. E questo è il vero tema di questo tempo. Dobbiamo mettere insieme le chiedo di essere un po' più sintetica, però, perché sennò non riusciamo a trattare. Sono argomenti molto delicati. No, ma la passione è apprezzata, però insomma. Seguo danni. Dobbiamo il nostro compito infame è anche cercare di contenervi. Vado da Iacometti, perché io, francamente, di fronte a questa proposta mi sono detta tra me e me. È l'ennesima tafazzata della sinistra, cioè mentre c'è il governo di centrodestra qua si riciccia il Jobs Act e ci si divide su che cosa fare del Jobs Act. Ma lì non Renzi è... sì, Renzi no, a distanza di eoni da quando Renzi era Renzi. La sinistra c'è sicuramente, ma è stata provocata da Maurizio Landini, che ha deciso, voi ieri l'avete avuto qua e un pochino vi sarete accorti che ha iniziato a prendere una direzione un po' diversa da quella delle opposizioni, perché ieri ha parlato molto di fisco, ad esempio, e pochissimo di salario minimo a 9 euro. E lui ha scritto alla Meloni, fino a 4 mesi fa diceva che gli incontri con la Meloni, col governo, erano totalmente inutili, invece adesso ha scritto al governo chiedendo di essere incontrato.
Sbarra ha detto sono assolutamente d'accordo, facciamo insieme un patto sul fisco, un patto sul lavoro, finalmente ritorniamo a trattare con il governo. Allora, fino ad ora Landini aveva accompagnato le opposizioni, in particolare il PD, e aveva anche consentito al PD di assumere alcune posizioni che in passato il PD non poteva assumere, e andando in una direzione. Adesso si è reso conto evidentemente che quella direzione o quella strategia era poco efficace e ha cambiato direzione e sta creando secondo me dei grossi problemi all'interno del PD. Il primo l'ha creato con questo referendum, perché come si è visto chiaramente da quello che ha detto adesso la Gribaudo, il partito è spaccato sulla possibilità di abolire, spaccato tra nulla, la posizione della Schlein e chi segue la Schlein e la posizione dei riformisti del PD o degli ex renziani che ritengono che dentro il Jobs Act ci fossero anche delle cose buone. Poi c'è il discorso del salario minimo. Landini probabilmente si è reso conto che si stava andando verso un depotenziamento della contrattazione nazionale, del ruolo dei sindacati. È il momento di ribellarsi, ha detto letteralmente. Sì, è il momento di ribellarsi, ma lui non punta più lui non appoggia più la proposta di legge unitaria del campo largo. E questa cosa farà frantumare il campo largo e farà frantumare il PD. Non buttiamolo in politica perché stiamo perdendo il... No, era interessante questa cosa perché anch'io ho colto, devo dire sinceramente, se io avessi sentito il discorso della Gribaudo anche con le cuffie, anche con molta attenzione, fra i manche, le attenuanti, ma non è gli emendamenti, avrei capito che è un discorso di freddezza nei confronti della Schlein, che è perfettamente legittimo. Lei può essere la capogruppo che ha un'idea diversa, però voglio sentire De Giovanni. No, ma guardi, vi pregherei di non attribuirmi in questi giorni di attribuirmi alcune questioni, no, anche da parte di quasi ex direttori di giornali. In questo caso, se posso, poi posso chiarire ancora meglio la mia posizione, magari non sono stata abbastanza chiara. Vediamo se anche De Giovanni l'ha capita così. Io ritengo con forza che il Jobs Act sia stato una delle cose meno di sinistra, dalla sinistra italiana, negli ultimi vent'anni probabilmente. Quindi sono contentissimo che ci sia un ripensamento, credo che sia corretto si parli di un adeguamento di una normativa che non risponde più all'attualità ed è di tutta evidenza. Detto questo, mi auguro che ci sia una posizione unitaria del PD, perché di tutto c'è bisogno, tranne di fratture, all'interno di un partito che sta deve fare i conti. Ma guardi, comunque voglio rassicurare tutti, sul salario minimo siamo unitissimi, sulla legge sulla rappresentanza siamo unitissimi. Siamo unitissimi sul fare la battaglia agli stage non retribuiti dei giovani, contro il lavoro povero siamo unitissimi, contro una formazione di qualità siamo unitissimi. Ma il diavolo è nei dettagli. Su quello che è successo sette anni fa, possiamo provare a dire che forse quello che serve oggi, come ho provato a dire prima, non è più aumentare la flessibilità e anche magari quello che fece l'allora presidente. Così, quindi non è il PD che è cambiato, è il mercato del lavoro. Qualcosa. Non sei tu, sono io. Anzi, non sono io, sei tu. Senza dubbio. Però scusi, onorevole Gribaudo, le devo fare una domanda dritta e semplice, poi lei lo chiarirà, perché Marianna ha spiegato bene, a tutti abbiamo sentito questa contraddizione. La sua segretaria dice facciamo un referendum per abolirlo. No, la mia segretaria ha detto che guarda con attenzione alle iniziative della CGIL e che sicuramente sosterremo tutte le iniziative guardo che con vanno attenzione, contro in italiano, non facciamo l'esegesi. Abbiamo chiarito la posizione della segretaria Schlein e di Gribaudo, però io dedicherei gli ultimi minuti per approfittare biegamente dei nostri ospiti per commentare l'altra notizia del giorno, che è la Presidente del Consiglio Meloni a Caivano. Vediamo un piccolo blob della conferenza stampa che ha tenuto e poi torniamo in studio. Se noi oggi siamo qui a quasi 10 anni di distanza dalla storia terribile della piccola Fortunata Loffredo a condannare un episodio barbaro, significa che qui si è consumato un fallimento. Siamo qui soprattutto per riportare la presenza seria, autorevole, costante
dello Stato italiano, delle istituzioni della Repubblica, che in territori come questo spesso non sono stati sufficientemente percepiti e forse sufficientemente presenti. Intendiamo agire e metterci la faccia. Questo territorio sarà radicalmente bonificato. In Italia non possono esistere zone franche. Maurizio De Giovanni, questo è il caso insomma, in cui veniamo da lei, non solo perché è Maurizio De Giovanni, ma anche per, come dire, per, perché fa premio la collocazione geografica. Quei territori, queste zone franche di cui parla la Presidente del Consiglio, sono poco distanti da dove lei vive. L'ha convinta questa promessa, anzi questo bouquet di promesse fatto dalla Presidente del Consiglio? Beh, innanzitutto una conferenza stampa implica domande da parte della stampa, non mi risulta che sia stato concesso alla stampa di fare domande, è stata una diretta serie di discorsi fatti alla Premier. Io innanzitutto credo che sia un fatto più che positivo che la Premier sia venuta. Credo che sia importante che lo Stato rilevi la sua assenza, perché questa terribile tragedia non è un atto di criminalità, è un atto di degrado, è una condizione di degrado, perché erano minorenni anche gli stupratori. Certo. E questa cosa è un atto di degrado grave che denota che il territorio è degradato. Ora, alle spalle della Premier c'erano tutte finestre chiuse, coperte dallo sfondo che è stato messo, ma il territorio praticamente si è girato dall'altra parte, non ha incontrato la Premier, non ha interagito, perché lo Stato non è riconosciuto. Lo Stato è assente e non è assente per la presenza delle forze dell'ordine. Il territorio non va bonificato come se fosse una togliere dei rifiuti tossici dal territorio. Oh. Questo è il territorio dove non c'è la scuola, dove purtroppo gli insegnanti sono pochi, dove purtroppo non ci sono assistenti sociali, dove c'è una dispersione scolastica del 50%. Sapete che significa? Che 5 ragazzi su 10 non vanno a scuola e nessuno li va a prendere. Questi 5 ragazzi su 10 che non vanno a scuola sono il vero male, la vera tragedia di quel territorio, ed è un problema meridionale di questo paese di cui non si vuole prendere adeguata coscienza. Tra l'altro, a proposito di comunità che non riconoscono la presenza dello Stato neanche come interlocutore, c'è da dire che aggiungiamo a questo mancato riconoscimento della controparte anche il fatto che si sia disertata la fiaccolata organizzata da Don Patriciello l'altra sera. Erano presenti pochissime persone, Danilo Lupo la testimoniava, e venivano da fuori. Quindi il tema, diciamo, dell'adesione anche alla ribellione è un tema su cui evidentemente dovremo tornare in questo racconto di Nonda, ma il tempo a nostra disposizione per il momento è finito. Quindi ringraziamo Chiara Gribaudo, Maurizio De Giovanni. Grazie a voi. Scusate? De Giovanni rimane con noi. Ecco, giusto, scusate. Anche Sandro Iacometti. Rimane. Anche Iacometti, perché ora entriamo nel Quindi salutiamo solo l'onorevole Gribaudo. Entriamo nel Grazie tema. Per essere stata con Grazie. Noi. Scusi, ma sono Grazie, cambi di partenza un po' nel complicati. Nel tema delle promesse del governo. Torniamo da poco. State con noi. E allora questa manovra è una via crucis, è un'opera in corso che cambia con numeri saldi a seconda della situazione, alcune cifre ballano ancora perché non è chiaro l'impatto totale del bonus edilizio, dei vari bonus edilizi. È il grande dilemma di queste ore e ci ha raggiunto Stefano Feltri. Ciao, gli altri buonasera. Ospiti li avete visti e non c'è niente di meglio che entrare con il nostro servizio nel cuore delle promesse non mantenute del governo in campagna elettorale. Io non voglio tradire, voglio fare esattamente quello che ho promesso alla gente, allora ho messo nero su bianco. Abbassare le tasse per tutti. La flat tax, la tassa piatta, la tassa unica, la tassa semplice al 15%. L'unica cosa che puoi fare per mettere i soldi in tasca alla gente è abbassare le tasse sul lavoro.
pensioni minime a 1000 euro al mese. In manovra di bilancio fermeremo una volta per tutte la legge Fornero. Aumenteremo l'assegno unico del 50%, 260 euro mensili per figlio. Chi mette al mondo più figli deve pagare meno tasse. Asili nido gratuiti e aperti fino all'orario di chiusura dei negozi e degli uffici. Non esiste democrazia se non c'è un legame di vincolo tra gli impegni che ti prendi. Dall'anno prossimo zero canone in bolletta della luce. E quello che fai? Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite. Costi quel che costi, compreso andare a casa. Luca Fabiani si è superato con la scheda di oggi, però il tema è il tema dei temi, è il problema madre, tanto per usare termini cari alla Premier, da cui nascono tutti gli altri. Vediamo la nostra regista Sabrina Tricarico, prontamente, eccolo qua, il costo delle promesse elettorali tra taglio del cuneo fiscale, flat tax, pensioni minime, adeguamento della spesa per la famiglia e il supporto alla natalità, insomma fanno più di 100 miliardi di euro in promesse. E la voce punto info che ha fatto questo. Esatto. E Stefano Feltri, quanti ce ne sono? No, in cassa o comunque l'intorno dalla schiena? No, non c'è niente, nel senso che loro non sanno se riusciranno a rifinanziare il taglio del cuneo fiscale che hanno fatto nei mesi scorsi, che vale 3 miliardi. Questo è il livello. Quindi ci sono meno di 3 miliardi. Non ci sono soldi per fare le misure, diciamo così, di consenso. Ci sono i soldi forse per fare quello che è l'ordinaria amministrazione. In questi giorni si stanno tornando a rincorrere voci sui giornali di interventi contro il cosiddetto caro vita, che vuol dire l'inflazione. Qualunque intervento che fai su quel tema lì, che sia il bonus sull'energia o che sia la riduzione selettiva delle accise sulla benzina, eccetera, significa buttare soldi, diciamo, nel fuoco mentre bruciano, e non vuol dire non averli per nient'altro. Quindi l'anno scorso è stata fatta una legge di bilancio, ci ricordiamo il messaggio era: questo è solo l'antipasto, perché questa è la legge di bilancio che ereditiamo da Draghi, non si può fare niente, ma vedrete l'anno prossimo. Il vedrete l'anno prossimo è non vedremo niente, non si vedrà niente. Questo ha un'implicazione politica molto forte, perché saranno le prime elezioni politiche dopo un decennio in cui il partito di governo non avrà una, diciamo, misura elettorale. 2014 gli 80 euro di Renzi valevano 10 miliardi all'anno, 2019 il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle 7-8 miliardi all'anno, tutti fatti in maniera ad arrivare alle europee con il massimo dell'impatto. La flat tax di Salvini anche. Sì, ma la flat tax, sì, esatto, anche lo stesso governo. Però, cioè. Sì, però il 5 Stelle sarebbe una misura strutturale molto più Stefano, proprio telegraficamente, perché è importante questo intervento per chiarire. Sai che fra tutti gli ospiti che abbiamo avuto di ogni segno o qualifica, nessuno è riuscito a dare una spiegazione organica, l'unica che affiora sui giornali ora, ma mi sembra anche un po' diciamo arrivata all'ultimo momento, sul perché improvvisamente sia saltata quella manovra che era già prefigurata, aveva queste misure dentro. Cosa può aver fatto sballare di 10-20 miliardi un conto, non solo, diciamo, gli effetti del super bonus? È che a un certo punto vai a sbattere contro il muro della realtà, questa è la cosa. Cioè, guardando i numeri a giugno l'ufficio parlamentare di bilancio ha presentato il quadro complessivo della finanza pubblica, basta guardare che numeri lì, non ci sono i soldi per fare niente di quello che il governo ha promesso, non ci sono mai stati. Quelli non ci sono mai stati, li abbiamo tutti scritti, tutti quelle persone, diciamo, intellettualmente oneste, hanno sempre scritto che i soldi per quelle cose lì non c'erano, ma non ci sarebbero stati neanche se ci fosse stato Draghi al governo, non c'erano quei soldi, non c'erano 100 miliardi all'anno da spendere, perché i soldi li spendi in Italia, per come è fatta l'Italia, li spendi solo in deficit. Per spenderli in deficit devi avere un basso costo del denaro per emettere debito pubblico e regole di bilancio che ti consentono di permetterli. Noi adesso abbiamo un tasso di interesse sopra il 4-5% che continua a crescere perché la BCE alza i tassi, quindi il debito costa di più e sta per tornare in vigore il patto di stabilità rivisto, che ci limiterà la possibilità di farlo. È chiaro che non è il contesto in cui puoi fare grandi spese in deficit, quindi quei soldi semplicemente non ci sono mai stati. Quindi, Sandro Iacometti, l'innalzamento del clima, diciamo,
per usare un eufemismo, interlocutorio con l'Europa, dobbiamo leggerlo anche in un'ottica di un possibile strappo sulla manovra, cioè faccio più debito, faccio deficit per garantire almeno una delle promesse che ho fatto, altrimenti... Magari qualche margine in più di quelli previsti potrà esserci, ma io non credo sinceramente, però... Io ritengo che sia un'impostazione abbastanza sbagliata, nel senso che in campagna elettorale tutti hanno fatto una serie di promesse sapendo che non ci sarebbero stati soldi. Sinistra, Centro, 5 Stelle, PD, tutti quanti. Scusa, ti interrompo solo perché però ci sono e abbiamo, non abbiamo tempo di mandarle, ma abbiamo clip di dichiarazioni simili a quelle della campagna elettorale durante il governo. Quindi non erano solo diciamo, la slogan flat tax, per la flat tax è stata aumentata da 65 per le partite IVA, è stata aumentata da 65 a 100.000 euro. Il taglio del cuneo fiscale è stato fatto e adesso per rinnovarlo vale 10 miliardi, sono stati messi 3 o 4 miliardi sul taglio del cuneo fiscale, 7 punti di taglio del cuneo fiscale per i redditi sotto i 35.000 euro. Le pensioni minime sono state aumentate da 500 a 600 euro in più, un pezzetto l'aveva fatto Draghi, loro l'hanno rafforzato. L'assegno unico è stato rafforzato, cioè tutta una serie di impegni che avevamo preso sono stati fatti in piccola parte, chiaramente. In base alle risorse che vogliono cambiare il criterio di rivalutazione delle pensioni per diminuire lo stock che deve coprire. Allora, quello è già stato fatto, l'hanno fatto tutti. Se ci ricordiamo, Monti addirittura ha bloccato la rivalutazione e poi c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale. Sì, ma l'inflazione adesso sta al 5, l'anno scorso stava al 10 e l'anno scorso non c'era il patto di stabilità, c'erano delle entrate pazzesche perché nel 2022 c'è stato un PIL pazzesco e ci sono state delle entrate extragettito enormi, però c'erano tante spese anche per gli aiuti per l'energia, la prima manovra hanno messo 20 miliardi, 21 miliardi solo sugli aiuti sulle bollette, quindi è chiaro che c'è una situazione complicata, ma... Dire sono spariti i soldi, sì, l'unica parte di soldi che sono spariti sono quelli spariti grazie al superbonus, perché adesso ci saranno 15-16 miliardi in meno quest'anno perché il superbonus continua a pesare e non è detto che l'Eurostat consideri questi crediti, sapete che l'Eurostat a un certo punto ci ha detto questi crediti non possono essere spalmati su 10 anni sul periodo della detrazione ma li dovete considerare ogni anno come deficit, allora da lì è nata la mossa del governo che ha detto eliminiamo la cessione del credito d'imposta perché quello era il nodo. Allora è stata eliminata la cessione del credito d'imposta, è stato diminuito il beneficio, ma il superbonus si continua a mangiare 3 miliardi e mezzo al mese e se questi 3 miliardi e mezzo al mese non vengono considerati debito ma vengono considerati deficit, ci saranno 16, 17, 15 miliardi in meno da dover trovare. In altre misure. Però io non credo che la situazione sia così drammatica, non c'è niente da utilizzare. Insomma, molte imprese rischiano di fallire perché i crediti già erogati non vengono pagati, sì, vabbè, ci sono le impalcature delle opere incompiute. Con Conte, che l'ha introdotto. No, sono dei crediti che lo Stato non onora. Capito, certo. E non sono quelle i sono 5 Stelle che lo dicono, ereditato. Ma i presidenti dell'ANCE, ad esempio, Presidente Nazionale, che è una signora di Forza Italia. Sì, ma chi ha creato questo problema? I 5 Stelle. Chi l'ha prorogato? Draghi, che diceva che è una grande truffa, una grande cosa che non può andare avanti. Daniele Franco uguale, però l'ha prorogato. Con lo stesso sul PNRR, cioè ragazzi, però, bisogna anche ti interrompo solo un secondo per aggiungere le responsabilità, aggiungere insomma, carne no? al fuoco, perché se possiamo vedere il cartello 2, no? E lo porto dritto dritto da Maurizio De Giovanni, perché anche se è un cartello molto economico è l'idea di paese che c'è dietro, che ci interessa analizzare. Allora, questo è il cartello che rappresenta però. Dati del 2022, il calo del potere d'acquisto delle retribuzioni, quindi rispetto agli altri, ai principali paesi europei noi abbiamo avuto un calo, insomma, i nostri soldi valgono il 5% in meno, per dirla diciamo, in modo che quelli come me capiscano, mentre il cartello 1, eccolo qua, il tasso di occupazione, la fonte stavolta è l'Istat, i dati sono aggiornati a giugno 2023, c'è un più 1,7%.
che è un dato positivo. Però i due dati insieme, Giovanni, ci dicono una cosa, cioè c'è più lavoro, ma è il lavoro sempre più povero, cioè con stipendi che non riescono sostanzialmente a farci fare la cosa principale che dobbiamo fare con i soldi che guadagniamo, cioè vivere e stare dietro al costo della vita e delle ambizioni delle vite. Importantissimo che lei ha sfiorato, che è appunto l'ambizione. Cioè, una cosa è vivere una condizione di disagio e di povertà non avendo un lavoro e quindi vivendo di sussidi e aspettando di trovare un lavoro e sognare, una volta trovato un lavoro, di poter cambiare ribaltandola la propria situazione. Ben altro è avere un lavoro e non riuscire a sopravvivere. No, avere un lavoro e non riuscire a sopravvivere ti toglie le speranze e veramente ti porta a una condizione di negatività, di pessimismo, non c'è risparmio, non c'è la possibilità di migliorarsi, non c'è niente. Tu lavori e a stento sopravvivi e spesso non riesci nemmeno a sopravvivere. Questo è un tema gravissimo che impatta psicologicamente sulla condizione della vita ed è secondo me il vero problema attuale di cui vive, cioè qua si è poveri di lavoro, si è disperati lavorando, si è in una condizione di tragica impossibilità di migliorarsi pur lavorando, e questa è una cosa inaccettabile, non pensi? E certo, e quindi il potere di acquisto che avete visto cala in maniera più forte in Italia, non si fa il salario minimo, ma attenzione, dopo tutta questa polemica sui bonus c'è una proposta, facciamo un bonus benzina. Che ne pensa Feltri di questa cosa? Diciamo che è molto complicato da fare, perché diciamo, dovresti avere sia le informazioni sui redditi e la condizione economica dei beneficiari, sia sul fatto che hanno una macchina, hanno bisogno della benzina, eccetera. È meglio del taglio orizzontale delle accise, perché il taglio delle accise per tutti premia chi ha il SUV da 50.000. Cioè, spieghiamo, dovrebbe essere una specie di card che arriva solo a quelle parti, a quelle persone per reddito e ISEE che vengono considerate. Il governo Meloni ha fatto poche cose giuste. Una è stata smontare il super bonus, l'altra è stata dire il taglio delle accise sulla benzina premia tutti in maniera uguale, chi ha il SUV da 60.000 euro e chi ha la Panda usata con cui va solo a lavorare. Ecco. Allora adesso c'è l'idea in cui dicono la benzina è alta, hanno fatto questa sceneggiata quest'estate dei cartelli per dire facciamo il prezzo medio, vedi così, non ha funzionato, allora adesso dicono aiutiamo solo i più poveri. È molto complicato, perché è molto complicato riuscire a far avere i soldi solo a quelli che hanno l'automobile, che hanno la cosa, meglio che darla a tutti. Detto questo, diciamo, è un problema fra i tanti, cioè il problema dell'inflazione in Italia non è solo la benzina, è che cioè, i prezzi dell'energia, per esempio, hanno raggiunto il picco a novembre 2022, da allora hanno iniziato a scendere, sono scesi fino a luglio 2023, adesso hanno ricominciato a salire. Allora, quando salgono i prezzi dell'energia salgono tutti gli altri prezzi, più o meno, abbiamo visto. Quindi intervenire solo sulla benzina, perché è la cosa che si vede di più, non risolve il problema del potere d'acquisto che avete fatto vedere, interviene su una piccola cosa. Il problema di questo governo è che smonta degli strumenti che ci sono e continua a costruire delle cose da zero per le stesse persone, perché hanno le stesse persone dovrebbero ricevere il bonus benzina, la carta dedicata a te per gli acquisti e cose, magari iscriversi alla cosa. Cioè, se uno è povero in Italia deve lavorare moltissimo per ricevere degli aiuti. Perché questo, cioè, governo, misure sistemiche, perché questo governo vuole sempre reinventare la ruota, toglie quello che c'è, dice no, non vi diamo i soldi che aveva dato l'altro governo, vi cambiamo nome, ve li diamo noi con il nostro nome, potete ricompilare moduli, chiedere al comune la cosa. Questo è il modo migliore per fare misure che non funzionano. Però Giacometti, ogni volta che si parla di, diciamo, della necessità di trovare soldi per onorare promesse elettorali, ma anche solo banalmente per governare e mettere, insomma, elaborare rimedi a problemi esistenti, si parla di due cose: la lotta all'evasione e la spending review. Entrambe le cose sembrano un po', diciamo, hanno sempre fallito negli ultimi 20 anni. Beh, insomma, la lotta all'evasione ha sempre fallito. No. Stanno, no, guardi, tra gli 80 e i 100
miliardi di euro tutti gli anni. Non costringermi a dire che Renzi ha fatto cose buone con la fatturazione elettronica. Prima era 100. Non è che adesso è 80. Covid, prima del Covid, dopo la fatturazione elettronica, sì, split payment, eccetera. Allora, la lotta all'evasione nessuno è riuscito a farla in maniera efficace. Cioè, come la ti... spending review, scusa, no, nessuno proprio è perché a farla volevo completare efficace. La domanda. Prego. Quindi non è un'interruzione, non me la segnate prego, l'interruzione. Prego. No, però i primi sei mesi di quest'anno in realtà il gettito fiscale è calato di più di 600 milioni di euro. Anche questa perché... è una bugia, nel senso che è vero il dato, però se vi leggete tutto il rapporto del Ministero delle Finanze, c'è scritto che il calo è dovuto al fatto che l'anno scorso ci fu un grande evasore con cui venne fatto un accordo con una grande azienda che diede un sacco di soldi e quindi ci fu un gettito particolarmente alto l'altro anno e quindi il confronto adesso è venuto meno 600 milioni. È l'IVA che è calata. Leggetevi il rapporto, l'ho letta, spiega. Sto dicendo, è l'IVA che è calata. C'è una clausola in cui spiega consumi, che questi 600 milioni di contrasto all'evasione, parlo, non di IVA, parlo di gettito derivante da contrasto all'evasione, quella differenza è dovuta al fatto che ci fu un'entrata straordinaria lo scorso anno e quindi adesso ci sono questi 600 certo. milioni in meno, ma stanno allo stesso livello. Il fatto di avere un governo che dice di non pagare le tasse, che sono pizzo di Stato, no, però, sono alte. Però non da, prima hai detto ha fatto due cose giuste e poi dopo dici bravo, smonta tutto e poi rifà, ma se smonta le cose giuste fa bene a smontarle. No, certo, no? Quindi, quelle giuste, allora certo. non puoi dire prima smonta le cose giuste come il super bonus e le accise. Due poi, ho però, detto. Dalla non carta. Generalizzo, valuto caso per caso. Allora, a me i bonus non piacciono, però io credo che quando le risorse sono poche e tu vuoi aiutare le fasce più deboli e quelli che stanno più in difficoltà, limitare la platea sia l'unico modo per intervenire, quindi tu cerchi di limitare gli aiuti, cosa che non è stata fatta perché il superbonus ha fatto ricostruire le ville anche di Porto Rotondo e come diceva giustamente lui prima il calo delle accise ha avvantaggiato chiunque, anche chi ha macchine di grossa cilindrata o chi deve mettere il diesel nello yacht o il kerosene nello yacht, insomma, quindi allora, se uno fa degli interventi mirati, questo è nel momento, cioè se vogliamo criticare la decisione di fare gli interventi solo per le fasce di reddito più basse, la possiamo anche criticare, ma è quello che finora ha fatto il governo. Bene. Poi può piacere o meno. No, ecco, tagliamo la testa al toro. Ecco, cioè, il punto è che tu hai una famiglia povera, diciamo X, sì. che magari prendeva il reddito di cittadinanza, gli togli certo. il reddito di cittadinanza perché vuoi che vadano a lavorare. È chiarissimo, lo hai spiegato. No, ma gli danno il bonus benzina. Chiamato il gioco dell'opera, così, perché poi devi andare, devi rivolgerti ai servizi sociali, devi farti certificare, da una parte ti accetto, dall'altra no. Però questo è un bel taglio che riguarda tutti. Mancano 100 mila fra infermieri e medici e non in un ospedale che sta sull'Appennino o in un'isola, ma in un ospedale di Roma può accadere che questo effetto di compressione della spesa sanitaria si avverta e come il nostro Marsilli Carlo è andato a raccontarvi questa storia. In ortopedia sono presenti 6 medici sui 12 teorici. La radiologia, che sono 12 più il primario, e c'è un concorso per 14. E poi c'è il pronto soccorso, in cui ci sono per adesso 7 medici su 23. C'è mezzo ospedale che è sotto organico. Diciamo che sono i reparti portanti dell'ospedale. Sotto organico. Certo. Questa è la situazione attuale all'ospedale Grassi di Ostia, nel comune di Roma. Un dramma sanitario identico a quello di tante altre città d'Italia. E i pochi medici rimasti si ritrovano a gestire una situazione spesso intollerabile. I pronto soccorso sono saturi e quindi il conflitto medico-infermiere con l'utenza è sempre maggiore. Cioè si arriva anche alle mani, no? Si arriva spesso alle mani. Questo Ostia, ma anche Roma in particolare, Tivoli recentemente è successa una cosa simile. La gente va via, la gente va in pensione prima, la gente che può cambia, o nel privato, se devo stare nel pubblico me ne vado il più vicino possibile a casa. In generale che il sistema sia poco pagato, è pericoloso. Credo che se non ci si dà una svolta rapida il servizio sanitario è destinato a morire, almeno così come lo conosciamo. Il problema è che sta già morendo, a partire dall'emorragia di personale medico e infermieristico. Nello stato attuale mancano circa 30.000 medici e 70.000 infermieri. Alla fine della fiera, il medico d'urgenza, che dovrebbe fare il concorso per entrare nei pronti soccorso nazionali,
non ci va proprio a concorrere, soprattutto in quelle aziende dove è rinomato che c'è un'alta conflittualità, turni massacranti, pagamenti ancora peggiori. Siamo messi malissimo, se continuiamo così nel giro di pochi anni il sistema è al collasso. La domanda che mi faccio e che è lecito farsi, è voluta questa situazione? Possiamo dire, De Giovanni, che questo tema non in nessun modo presuppone una diversità di opinioni, cioè di sinistra, di destra, di centro. Chiunque parli del mondo medico racconta questa realtà. Qualunque dato si veda, il definanziamento in termini oggettivi strutturali è plateale e innegabile. Allora a noi sembra importante porre questo tema anche in termini civili, cioè questa è una vera emergenza e si sta smontando per la prima volta in modo quasi strutturale l'universalità che era stata decisa, deliberata in una bellissima stagione con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nei fatti. All'indomani del fatto che il Servizio Sanitario Nazionale ha di fatto salvato il paese, all'indomani, che non dimentichiamo, esatto, che la tragedia da cui stiamo uscendo. Cioè, all'indomani del fatto che tutti quanti abbiamo ringraziato Dio per il Servizio Sanitario Nazionale, perché ce l'avevamo, perché lo abbiamo avuto e perché ha conservato diritta la barra del timone in una tempesta come non ce n'erano mai state. È sicuramente terribile sentire questo. Io credo che la sanità e la scuola siano i due unici pilastri su cui edificare la civiltà. Noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che è pubblico, abbiamo fatto questa scelta con la Costituzione, va conservata assolutamente. Accettare di vedere questo sfaldamento, questa distruzione, questa implosione progressiva del sistema sanitario nazionale è veramente terribile. Ecco, ricordava Maurizio De Giovanni che appunto la scelta costituzionale che ha fatto il nostro paese è quella di un servizio sanitario pubblico universale, e però sempre più spesso, anche nelle cronache di onda di quest'estate, ci siamo ritrovati a raccontare di un servizio sanitario nazionale che tanto universale non è, il pronto soccorso a pagamento per saltare la fila indipendentemente dal codice assegnato alla gravità dell'esigenza del paziente, che è chiamato utente in quel caso, la possibilità di avere appuntamenti diciamo accelerati pagando in intramedia in ospedali pubblici per le stesse prestazioni per cui se no si dovrebbe aspettare un anno. Allora io vado da Stefano Feltri per chiederti, Feltri, se dobbiamo aspettarci che il modello di sanità del governo di destra, del primo vero governo di destra, sia più vicino al modello di sanità lombardo che non a quello previsto dalla Costituzione. Ricordiamo che in Lombardia insomma, i privati hanno in alcuni settori molto redditizi quasi un monopolio. Ma non mi sembra, quasi. Diciamo, devo dire, i partiti di questo governo hanno parlato molto di sanità durante il Covid, sostenendo le idee più balzane e antiscientifiche, e tuttora continuano a cavalcare un po' quel tipo di campagna con le commissioni parlamentari, eccetera. Non mi sembra di aver mai sentito un ragionamento organico sulla sanità, anche perché secondo me una grande discussione da fare sarebbe uscire da questa logica in cui è solo una questione di organici e di soldi. Il sistema sanitario americano è il più costoso al mondo, è quello che brucia più risorse pubbliche al mondo e offre prestazioni peggiori nel mondo occidentale, perché è un sistema universale, è un sistema che sostanzialmente tiene più bassi i costi perché offre le stesse prestazioni a tutti, ricchi e poveri, contratta con le aziende farmaceutiche a nome di tutti. Un sistema in cui i poveri e i più malati sono a carico del pubblico e i ricchi e i sani se la cavano da soli, è un sistema che costa tanto e offre poco. Allora, in Italia noi abbiamo fatto una scelta politica, oltre a quella del Servizio Sanitario Universale, è stata quella di avere 20 sistemi regionali diversi, in cui le regioni ricche drenano risorse e pazienti da quelle povere, e quelle povere non possono offrire, povere in termini di PIL pro capite, non possono offrire servizi di base. Questo è un dato di fatto su cui tutti i partiti sono responsabili e tutti sono coinvolti. Allora, il PNRR su questo non ci aiuterà, perché il PNRR ha una percentuale al momento di progetti sulla sanità realizzata intorno all'1%, che è troppo bassa. È una scelta che andrebbe fatta uscendo anche, lo dico anche come noi come giornalisti, da
dalla logica soltanto in cui misuri tutto con le liste d'attesa, eccetera, perché lo sappiamo chi sta a Roma, che alla fine il problema non lo risolvi aspettando che assumano un altro, lo risolvi trovando il medico che conosci, pagando il privato, eccetera. Quindi è già un sistema classista. La cosa preoccupante... la decisione politica è se cristallizzarlo così... Sì, o tornare a quello che è visto dalla Costituzione, cioè una scelta politica. Però io non lo do solo alla destra questa responsabilità, perché anche la CGIL, la sinistra, comincia a ragionare dicendo allora ai lavoratori devi offrire il beneficio dell'assicurazione sanitaria, devi offrire i fondi sanitari. Questa è la deriva americana, in cui tu cominci invece che a dare salario, a dare prestazioni sanitarie perché il pubblico non te le eroga più. Questo è pericolosissimo. Allora, su questo per me, diciamo, destra e sinistra, non voglio dire che pari sono, ma devono... tutte e due interrogarsi molto sulla direzione in cui stiamo andando. Purtroppo, io vengo da una regione rossa, in Emilia Romagna, in cui... Non ve ne accorgete, diciamo. Pur essendo una sanità che funziona, comunque il peso delle cooperative, per cui esternalizzi, fai queste privatizzazioni mascherate, cui tutto è pubblico, ma in realtà è tutto subappaltato a pezzettini di privato, ci sono. Sì, però con alcuni DLEA migliori d'Italia. Cioè, in Toscana, e infatti nessuno Veneto, protesta. Devo dire, in Toscana, Veneto, anche il Veneto ed Emilia Romagna, i LEA il sono Veneto la pagella, diverso, cioè quello ma che funziona. Si garantisce è molto alto. Però non è un problema nazionale, non è una discussione nazionale questa. Il problema è ancora per noi, è quello che hai detto, però noi abbiamo veramente, mi ricordo quel giorno con Marianna, abbiamo fatto un salto sulla sedia, non è il primo episodio, ma adesso diventa una norma. Si sta sfondando un muro con l'istituzione dei primi pronti soccorsi privati, anche se non hanno questo nome. Allora, Iacometti, sei d'accordo o contrario? Perché in fondo è come se cadesse un ultimo baluardo simbolico, almeno di fronte all'emergenza, quando ti schianta il cuore, un incidente, siamo tutti uguali. Io non ho capito in questa discussione qual è il servizio sanitario che funzionava, quello bello, costituzionale, che vogliamo recuperare, perché secondo me il servizio sanitario, forse negli anni 50, non so bene, no, ma c'era... No, tuttora abbiamo alcuni dei costi più bassi del mondo. Sì, vorrei dare, ti vorrei dire che viene gente ma dall'America. Abbiamo finito dicendo che fa schifo. No, eroghi a tutto, ma i costi, lo ha spiegato bene Feltri, sono costi molto sono più bassi e di altri servizi sanitari. I servizi in Campania sono buoni, i servizi in Calabria sono buoni, i servizi in Basilicata sono buoni, i servizi in Puglia sono buoni? Cioè costa poco ed è fatto bene? È bello? Sì, ma di cosa stiamo Calabria parlando? I suoi soldi li dà alla regione Lombardia, perché il calabrese va a curarsi in Lombardia non si risolve mai. Allora, qua mi sembra di capire, i privati, guai, perché i privati vogliono solo i soldi e il profitto e fanno dei servizi schifosi e costano tantissimo. Chi il l'ha pubblico detto? È perfetto. È il senso di quello che state dicendo. No, è il tuo interpretazione, non lì. Sì, una mia interpretazione. Che devi pagare se vuoi fare un'analisi. Una mia interpretazione. No, perché ci sono le aziende private convenzionate con lo Stato, per cui non paghi niente e vai dal privato. Però costa di più per lo Stato, non per il cittadino. Allora bisogna capire, vogliamo i servizi migliori o non li vogliamo? Ma questo vogliamo non vuol dire migliori, quello vuol dire pagare più costosi, di meno o non vogliamo? Non no, è più che quello costoso, che è più costoso perché se tu migliore. Hai il ticket e non paghi, e paghi il ticket, se tu vai all'ASL o vai alla clinica, e la prospettiva dell'utente non è più costoso, è più costoso per lo Stato. Certo. Poi bisogna vedere se è migliore o non migliore. Sono però due piani diversi. Prima avete detto che in Lombardia è tutto privato, in Lombardia credo che ci siano i servizi sanitari migliori d'Italia. No, la Lombardia ha delle eccellenze e dei servizi sanitari territoriali che fanno schifo. Vabbè, ma allora è sempre, mi arrendo, avete sempre ragione voi. Sono morta la gente in Lombardia perché non c'è avuto una... Comunque a me il privato, nella pandemia, diciamo, che Veneto e Emilia Romagna si sono difese meglio, infatti. Se posso rispondere, io credo che il pubblico faccia quasi sempre male il proprio lavoro e credo che il privato faccia quasi sempre bene il proprio lavoro. Quindi se tu mi dici, questo non è ideologico. Questa è una posizione di principio basata sull'esperienza storica internazionale e italiana. Ma non è italiana. Perdonami, ma questa non riesco a tenermela, mi perdonerai. Se tu mi dici, ma il pubblico è quello dei medici che ci hanno salvato la vita durante il Covid, non era il privato quello. Ma noi abbiamo passato gli ultimi di medici e infermieri che hanno lavorato 24 ore al giorno per
per ovviare anche alle mancanze di organico. Ma per carità, ma pensate che i privati non hanno lavorato durante il Covid, perché i privati non hanno lavorato solo per smentire questa cosa del pubblico che fa schifo, il privato che eccelle, perché francamente non si può sentire. In linea di massima i servizi pubblici, ma i servizi pubblici, i trasporti pubblici funzionano. Chiunque di noi ha in famiglia la gestione dell'immondizia fatta dalle municipalizzate funziona. Cioè, elenchiamo tutti i settori in cui ci sono i servizi pubblici. Ci vuole anche un po' di gratitudine, ci vuole anche un po' di gratitudine, penso che chiunque di noi abbia in casa qualcuno salvato da un pronto soccorso pubblico. È molto redditizio. Comunque, posso rispondere alla domanda? Il pronto soccorso privato? Sì. Bene, sì. Così chi può pagare? Esatto. È salvo. No, chi può pagare? Sì, cioè, non te lo danno, lo gestisce il privato. Non sono bruscolini, no, no, Giovanni, 149 euro, 149 euro. Ma intanto il ticket lo paghi lo stesso anche 149 quando vai al pubblico, paghi dei ticket pazzeschi al pronto soccorso, ma non ci sei mai stato. Soccorso, no, tu non sei mai stato, ma come non sono mai stato con un tuo caro che sta male, ma non gli sono stato, ma pensi più fuori dal mondo io. Dovere di penso di sì, perché se dici che paghi il ticket al pronto soccorso di cronaca, se non hai un codice giusto paghi anche al pronto soccorso. Mi si filano, mi filate, grazie. Dovere di cronaca, il riferimento che facevamo era al pronto soccorso nella Bergamasca, in cui con 149 euro, indipendentemente dalla gravità della tua condizione, salti la fila anche con chi c'ha l'infarto. Quindi quando dico pronto soccorso a pagamento, sì, ragazzi, così chi se lo può permettere non perde neanche tempo oltre a non perdere la vita, mi riferisco a quello. Però adesso purtroppo il tempo che avevamo a disposizione è finito. Noi ringraziamo Sandro Iacometti per essere stato qui combattivo come sempre a difendere le sue opinioni. Rimangono, beh, salutiamo anche Maurizio De Giovanni e lo ringraziamo, ricordiamo Sorelle, eccolo lì, quanto è brava Sabrina. Sei carico, Maurizio De Giovanni, Sorelle, edito. Una cosa sui pronti soccorsi. Sul pronto soccorso a pagamento. No, è diversa, io credo, evidentemente, la platea di utenza. Il pronto soccorso pubblico opera su milioni di persone, il pronto soccorso privato o qualsiasi attività privata su poche decine di persone, su quelle che se lo possono permettere. È evidente che i servizi siano diversi, no? Dire che il servizio pubblico funzioni male, no, a me ha salvato la vita, per esempio, un anno fa io ho avuto un infarto. Perfetto. Allora va bene così, funziona bene così. L'ospedale Cattarelli mi ha salvato la vita. Il tanto bistrattato servizio sanitario nazionale campano. Così che funziona benissimo. Senza tirare fuori 149 euro per passare davanti a gente con l'unghia ingarrita. Chiaro, è un'immagine molto efficace. Grazie a Iacometti, grazie a De Giovanni. Adesso cambiamo argomento e Stefano Feltri rimane con noi. Ci raggiungeranno Natali Tocci e Marco Tarquinio perché parliamo di questa settimana dopo l'incidente in cui ha perso la vita Evgeny Prigozhin, il comandante della Wagner. Vediamo il riassunto della nostra Marta Vigneri su questa settimana, tra il Papa, le dichiarazioni del Papa, gli infraintendimenti, le dichiarazioni di Zelensky e tutto il resto, e poi commentiamo in studio. Guardate un po'. Temperatura plus 50. Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД. Выразить слово искреннего соболезнования семьям всех погибших. Жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года, нахожусь в Африке. Mamma mia, questo video finale. Allora, abbiamo
abbiamo parlato a lungo nelle prime settimane di quest'estate. Intanto diamo il benvenuto a Natalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, e in collegamento l'ex direttore di Avvenire, editorialista di Avvenire, Marco Tarquinio. Grazie per essere con noi. Vi abbiamo convocati voi, tutti grazie. Perché insomma, dopo qualche settimana in cui ci siamo potuti in qualche modo permettere di non dare aggiornamenti continui su quanto sta accadendo, oggi siamo arrivati a un punto in cui forse appunto serve tirare un po' le fila. Ci sono state le dichiarazioni di Papa Francesco che hanno fatto irritare Zelensky, c'è stata il fraintendimento delle dichiarazioni di Zelensky su una soluzione possibile diplomatica per la Crimea, c'è stata la notizia secondo cui, data dalla Casa Bianca, secondo cui Putin starebbe chiedendo armi alla Corea del Nord perché sarebbe in difficoltà. Insomma, Tocci, a lei, a che punto siamo, così poi da lì ripartiamo. Ma allora, diciamo vari punti. Sul tema Prigozhin, in realtà, che cosa è emerso? Per certi versi è emerso l'esistente, cioè il fatto che comunque la Russia per certi versi è, ma non è che lo è da adesso, lo è da tempo, uno stato mafioso. L'assassinio di Prigozhin, come dire, ha tutte le caratteristiche, come dire, di un atto mafioso. Ma un atto mafioso, come dire, un regime mafioso che in realtà non vive più secondo regole mafiose, no? Nel senso, com'è che funziona la mafia? Funziona che le regole scritte, le leggi, diciamo, come dire, lasciano un po' il tempo che trovano, ma ci sono alcuni principi di fondo, no? Il discorso della lealtà, ad esempio, il discorso della fiducia. Se tu mi sei leale, anche se magari, come dire, io Putin so che hai fatto, diciamo, qualcosa che non dovevi fare, ma mi sei sempre stato leale, quindi magari, come dire, ti rimuovo da una posizione, ma sei protetto, no? La parola data ha comunque un peso. Ecco, tutto questo viene spazzato via, quindi in qualche modo ne emerge una vulnerabilità di un sistema. Questo non vuol dire che allora il sistema crolla domani mattina, semplicemente che ha messo in luce una vulnerabilità, e questo sul tema interno, diciamo, in Russia. Secondo, sul punto, come dire, Zelensky, il fraintendimento, e soprattutto credo che bisogna interrogarci perché noi in Italia tendiamo a fraintendere. Abbiamo voluto capire che Zelensky stesse dicendo quello. No? Cioè, di fatto, in realtà, quello che ha detto Zelensky è sempre stato abbastanza coerente. Nessuno in Ucraina pensa realisticamente che la Crimea verrà liberata con, tra virgolette, boots on the ground. Qual è quella che viene definita la teoria della vittoria ucraina? Traduciamolo con gli stivali a terra. Gli stivali a terra, esattamente. Qual è, diciamo, la teoria, tra virgolette, della vittoria? L'idea che comunque metti in difficoltà il nemico al punto tale che questo poi scaturisce, diciamo, delle dinamiche politiche, e qua il fraintendimento tra cosa significa politico e cosa significa diplomatico sono due cose completamente differenti, no? Quindi, diciamo, io metto in difficoltà il nemico perché lo faccio ritirare alle linee, diciamo, pre-2014, perché metto in difficoltà, metto in pericolo la Crimea, che in qualche modo è un po' il fiore all'occhiello, diciamo, per Putin, e questo inevitabilmente in quello che è un sistema, ripeto, come dicevo prima, già vulnerabile, crolla il tutto. Il momento in cui crolla, a questo punto riesco a riprendermi tutto. Quindi in realtà questo stava dicendo, diciamo, Zelensky, ma ripeto, non è una novità. Non è una quindi novità, secondo me il punto interessante è interrogarci perché noi qui in Italia, e peraltro solo noi qui in Italia, no? Perché se quel giorno si andavano a vedere altre testate internazionali, nessuno parlava dell'inizio di un negoziato, no? Questo è interessante, e questo perché è interessante. Ci racconta qualcosa dell'opinione pubblica di noi più che di loro. E poi infine, diciamo, sul discorso del Papa, è sempre, diciamoci la verità, estremamente complicato, delicato. Ci arriviamo tra un attimo, esatto. Visto che è una cosa complicata, magari ci prendiamo un surplus di tempo e intanto coinvolgiamo il direttore Tarquinio. Beh, ma forse se a questo punto lanciamo, no, perché così Tarquinio può replicare, che dici? Fai tu sei padrone. Allora, la frase, diciamo, chiave, ci sono due polarità fra quello che è stato raccontato dal Papa, dai suoi messi schierati per una trattativa. La prima, sono andati ad abbaiare alle porte della Russia, molto tempo fa, all'inizio del conflitto. La seconda, molto recente, fra l'altro la Tocci l'ha criticata pubblicamente, parlando
rivolgendosi a una platea russofona, voi siete eredi della grande Russia, la grande Russia dei Santi, dei Re, la grande Russia di Pietro il Grande e di Caterina II. Ecco, questa frase ha suscitato molte critiche, Tarquinio, perché si è detto vabbè, ma allora il Papa si richiama a una storia nazionale russa, a una storia imperiale. Qual è la risposta che dai a tutte queste critiche? Intanto parto da una cosa: io non definisco la Russia uno Stato mafioso e lo rifiuto come definizione. È una democratura, è una democrazia che si è involuta in autocrazia, come la Turchia di Erdogan, come altri paesi che fanno la stessa cosa, fanno la guerra ai vicini, reclamano territori, armano paesi in guerra contro gli altri o li sostengono, Azerbaigian contro gli armeni, in Siria coi carri armati a maciullare i nostri ex alleati curdi. Quindi sappiamo bene cosa sono le democrature. Putin è uguale. È la stessa cosa, e ha denti d'acciaio contro i suoi oppositori, quelli che obiettano alla guerra, gli accademici che firmano i manifesti, i leader politici in galera a cui dà voce Avvenire e il Times, perché gli altri non danno voce in Italia. Quelli che muoiono. Questa è la storia, quelli che resistono. Il Papa nel suo discorso ha parlato della Russia, che non è un paese solo lobotomizzato, come mi è capitato di sentir dire in dibattiti televisivi, un popolo lobotomizzato. No, è un paese dove ci sono intelligenze, energie e una grandissima tradizione. Non è uno Stato mafioso come l'Italia non lo è, anche se abbiamo le mafie, e tante, aggressive e pressanti e presenti nella nostra vita pubblica, che agiscono e infiltrano la politica da anni. Nessuno si azzarda a dire che l'Italia è uno Stato mafioso. Allora, quindi, perché noi non lo siamo. E il Papa ha parlato della grandezza della Russia dentro un discorso tutto orientato alla pace. Quello che trovo indecente è che qualcuno abbia osato definire imperialista, intimare il silenzio e addirittura dare del putinista al Papa per quello che ha detto. È lo schema violento, distorsivo, aggressivo e persino omicida con cui si continua a trattare quelli che dicono che la guerra non è la soluzione a questo conflitto in alto drammatico, come alleati dell'autocrate russo, dell'alleato di tanta destra europea, come sappiamo diciamo bene. Diciamo che il contributo però, del Papa alla risoluzione della guerra non l'ha colto molto nessuno. Insomma, vi interrompo diciamo, solo un secondo perché vedo un mimo Todorisi. Arrivo subito, Tarquinio, vi devo interrompere tutti per qualche minuto perché c'è un break. Torniamo e, come avete capito, il dibattito è acceso. State lì, torniamo subito. Io direi che mi interessa sapere il parere di Natali Tocci, perché sarebbe come se uno in Italia dicesse voi siete eredi dei Cesari e dei Medici. Non vedo un messaggio, in questo devo dire sposo un po' la tesi di Tarquinio, non vedo un messaggio nazionalista criptoputiniano dentro questo appello del Papa. Però allora, mi interessa... il tema qual è? È il momento in cui è stato pronunciato questo discorso. Cioè, se questo discorso fosse stato pronunciato 1, 2, 3, 10 anni fa, probabilmente non avrebbe fatto gran piacere agli ucraini, perché comunque non dimentichiamocelo, diciamo, sono esattamente quelli gli imperatori che poi di fatto hanno occupato l'Ucraina, no? Quindi a loro non avrebbe fatto piacere, proprio dire, insomma, poco male, no? Ma il punto è che questa guerra è animata da Putin, che è lui stesso, ma lui lo dice, ispirato da questi imperatori. Cioè, tutto, quindi la natura di questa guerra, e quindi questo è il momento in cui diventa così tossico parlare di impero e parlare di non dovete rinnegare una memoria di impero, la memoria appunto di Caterina la Grande, di Pietro il Grande. Quindi, secondo lei, Natali Tocci, c'era un'intenzionalità no, non del credo, Papa? No,
assolutamente, no, assolutamente no. Dico che l'effetto è stato un effetto catastrofico e quindi, visto che credo fermamente che su temi di natura umanitaria, non politica ma umanitaria, la famosa trattativa sui bambini, credo che ci sia un reale potenziale valore aggiunto del ruolo del Vaticano, è un valore aggiunto che è stato in qualche modo svuotato da queste parole, tutto qua. Stefano Feltri, è così, c'è la posizione diplomatica, diciamo, del... Un attimo, Tarquinio, sta esplodendo, ma regga, perché ci interessa il parere. Finiamo il giro e torniamo, poi torniamo da te subito, ma completiamo giro. È diminuita diciamo, il potenziale diplomatico di Zuppi, che è l'emissario del Papa, e di Francesco. In questo... Immaginiamoci uno che durante la Seconda Guerra Mondiale va a dire ai tedeschi, perché il popolo tedesco ha diritto al suo spazio vitale, e che va a dire durante l'invasione all'Iraq, va a dire agli americani, voi dovete esportare la democrazia. Detto questo, è l'ennesima occasione che il Papa ha perso per esercitare il ruolo che il Vaticano ha di superpotenza diplomatica. Non lo sta esercitando. Non sarà colpa solo di Papa Francesco questa vicenda. Ma che altro deve fare? In tutta questa Zuppi sta girando mezzo mondo incontrando... Allora, il Papa ha creato... Un momento, Tarquinio, ogni diritto di replica, ma basta leggere anche il libro di Antonio Spadaro, che ha dato, diciamo, cercato di creare un quadro concettuale intorno alla geopolitica del Papa. C'è un punto di fondo che non regge nella posizione del Papa: equiparare tutta la violenza uguale, cioè la violenza dell'aggressore uguale alla violenza dell'aggredito. Cioè la guerra va fermata perché la violenza è brutta, ma non c'è riconoscimento del fatto che c'è una parte... Nella nota della sala stampa del Vaticano dopo le parole del Papa questo riconoscimento c'è, diciamo, è stato ribadito, Papa, se non ricordo male, in vari momenti il Papa ha equiparato le posizioni. Bene. La NATO che abbaia la Russia, quando ha fatto la Via Crucis con la donna ucraina e la donna russa. Beh, quello è un diritto sacrosanto, ci mancherebbe, se tu la poni su quel piano, cioè ogni guerra è sbagliata, ogni violenza è sbagliata, sono tutti uguali. Ma erano due donne simbolicamente che erano amiche, però voglio sapere. Però poi il risultato è questo: che vai ai russi e gli dici ricordatevi che siete un grande impero. Cioè è un pasticcione questo Papa in questa guerra, non ha svolto nessun ruolo. Sentiamo Tarquinio. Meno male che il Papa è il pasticcione, gli altri sono i geni della politica e della guerra, che stanno massacrando il popolo ucraino e massacrando decine di migliaia di russi nella guerra che hanno scatenato, quegli intelligenti. Chi ha scatenato il Papa chi? Continua a dire l'unica cosa chi? Sensata. Chi ha scatenato la guerra? Non ho capito. Beh, io sapete che la guerra, ho sempre detto anch'io, come tutti, che la seconda fase della guerra d'Ucraina è cominciata il 24 febbraio del 2022. La prima è cominciata nel 2014, ma la prima fase quando Putin ha annesso la Crimea. È febbraio 2014, con il colpo di Stato a Kiev e l'ingresso delle truppe. Ma dico che c'è un antefatto, che è l'intervento della NATO nei Balcani alla fine del secolo scorso, che ha creato il primo cambiamento di confini in Europa dopo la caduta del muro in nome di un principio etnico. E questo cosa c'è? Ed è stata una guerra fatta dalla NATO contro un popolo slavo, contro i serbi, che ha legami storici che Natali Torci contro i serbi, che stavano facendo un genocidio in nome di una battaglia del 1267. No, Stefano Feltri, io sono un giornalista serio. Appunto. Siccome io quella guerra l'ho raccontata e scrivevo allora le cose che dico oggi, da editorialista e caporedattore di Avvenire. Essere Brenizza, te la ricordi. Perché ci interessano tante cose, però finiamo di parlare una cosa. Tarquinio, avete idee diverse sulla guerra di Jugoslavia, però ora state finendo di parlare del Papa. Luca Telese, in quella guerra una sera c'era il pogrom dei serbi contro gli albanesi e la sera dopo c'era il pogrom degli albanesi contro i serbi. Oggi i nostri e soldati della NATO, integrità di uno Stato, ma finiamo di parlare del Papa. Però. Sono lì per proteggere le minoranze serbe che verrebbero spazzate via. Ne sono stati feriti 8 di soldati italiani pochi giorni fa, durante quest'estate. Perché questa è la situazione che fanno le guerre. Però abbiamo meno di 2 minuti, cerchiamo di rimanere sulla violenza. La violenza che condanna il Papa, in quel discorso che è stato dichiarato un disastro cosmico da Natali Tocci, il Papa ha chiamato i cattolici, i giovani cattolici russi, ad essere artigiani di pace, a essere degni della grande cultura e della grande tradizione di quel paese. Non ha fatto un discorso imperialista, ha fatto un discorso tutto centrato su questo. Basta leggerlo e ascoltarlo. Poi è chiaro che Putin ha preso un pezzo e l'ha usato, Zelensky ha preso un pezzo e l'ha usato. Questa è la logica di questa guerra che vuole perpetuarsi da parte di chi la vive in prima persona per arrivare alla vittoria finale. Vedremo che cosa accadrà lungo questa strada. Io spero che prima abbia successo l'azione potente e debole al tempo stesso, la contraddizione della Chiesa,
l'azione diplomatica che stanno portando in giro. In questo si iscrive anche la missione in Mongolia che il Papa sta svolgendo proprio in questi giorni. Chiaro. Natalie Tocci è stata strumentalizzata sia da Putin sia da Podolyak, ma insomma, da Zelensky, l'esternazione di Papa Francesco. Si dice la parola impero, no? La memoria, l'importanza della memoria dell'impero. Se si parla di Caterina e di Pietro, inevitabilmente verrà preso, e qua arrivo alla domanda. Anche l'impero romano è un impero, sì, non è che si chiama Repubblica. Ma però questa è una democrazia. Scusate, ma stava rispondendo a una domanda. Però questa è una guerra imperiale, quindi dirlo adesso... È inevitabile che poi chi questa guerra imperiale la sta facendo la dice ecco, bello, bellissimo questo discorso. Però una suggestione vorrei inserire proprio in chiusura di timer. Il riferimento che ricordato da Marco Tarquinio ai giovani russi come costruttori di pace, il combinato disposto delle due affermazioni non potrebbe far parte di quella... di quel tentativo diplomatico di sembrare un interlocutore diplomatico credibile a entrambe le parti. Ma in che modo? Ma in che modo? In cioè, una Russia non democratica cosa si aspettano? La manifestazione di piazza? Putin cerca di mobilitare il presidente della NATO. Popolo dicendo dobbiamo ritornare alla grandezza dell'impero. In che modo? Cioè questo che non riesco a capire analiticamente. Non ha detto questo, in che modo? Sto dicendo Putin. Sto dicendo. State dicendo una menzogna. Allora, Putin ha... Non ha detto questo il Papa. Non sto parlando del Papa, sto parlando di Putin. Ascoltami, sto dicendo Putin giustifica questa guerra e mobilita la popolazione parlando dell'importanza di ristabilire, di rievocare, diciamo, l'impero russo in memoria di Caterina e Pietro, Ivan e tutto il resto. Giusto? Giusto, sì, lo so, è giusto. No? Quindi il momento stesso in cui te nomini queste persone e nomini l'impero, inevitabilmente verrà strumentalizzato da chi motiva questa guerra esattamente in questo modo. Ma allora anche parlare cioè, dei medici. No, l'unico alibi del Papa è che gli oppositori del potere temporale. Ma in questo momento l'Italia non sta occupando un altro paese. Cioè, è per questo che sottolineo il momento. È il contesto che fa il messaggio. Però va detto che i principali oppositori di Putin sono più nazionalisti di Putin. Quindi uno può dire il Papa è stato così cinico da dire devi comunque concedere qualcosa al nazionalismo diffuso perché Navalny è più nazionalista di Putin e allora vai su quel terreno. Però certo fa questo effetto qua che diceva Natalie, è una cosa brutta. Mi sarei aspettato che qualcuno insorgesse, soprattutto tra qualche cattolico, perché il Papa ha citato dei sovrani russi che sono certamente imperialisti, come dice Natalie Tocci, ma sono anche i grandi modernizzatori della Russia, innamorati soprattutto la seconda del pensiero comunista, si è rifatta una tradizione che per qualcuno... È l'antitesi del pensiero cattolico. Ma qui il tema non era la condanna di quei personaggi storici, era appunto la loro rievocazione, però allora, io vi devo interrompere. Poi parleremo della storia, la si considera io tutta, perché devo farla sempre io questa figura? Poi parleremo della santificazione devo di Stefano farla sempre io. Luca, pure tu però tu ci metti. Dobbiamo chiudere e ringraziare Natalie Tocci e Marco Tarquinio e Stefano Felti, di cui ricordiamo In uscita, inflazione. Cos'è, da dove viene, come ne usciremo? Ah, sul fatto che lei, che Tarquinio, tu voglia far pace, non ci abbiamo dubbi, quindi scambiamo tutti un segno di pace. Grazie, pubblicità, torniamo tra poco. Oppenheimer, state qui, Oppenheimer, anche in onda. Bravo, bravi, dai. Grande passione. L'avete sentito dall'entità delle percussioni di Luca Telese, entriamo in un argomento che ci appassiona davvero tutti e sta sbancando i botteghini, non solo in Italia, Oppenheimer, il film sul, vedete mentre vanno le immagini, il film sull'inventore dell'atomica. Allora abbiamo deciso di trarre qualche lezione dal successo di questo film e abbiamo invitato per la nostra bussola settimanale Gabriella Grayson, fisica, scrittrice, divulgatrice, è in libreria con Ogni cosa è collegata, che è un libro che mette insieme la fisica quantistica e l'amore, insomma, le questioni di cuore e tutto il resto, come recita il sottotitolo. E abbiamo deciso di partire da qui perché, insomma,
l'invenzione dell'atomica, non solo perché si torna a parlare di nucleare e poi vedremo se è bene o male, però l'invenzione dell'atomica pone un grande quesito, che è quello del rapporto, e il film lo spiega molto bene, tra la scienza e la politica, fino a che punto la scienza si possa mettere al servizio della politica. È qualcosa che ci suona familiare, no? Durante il Covid è stato un argomento di discussione. Allora la domanda è proprio questa: fino a che punto la scienza è al servizio della politica? Dunque, la scienza per sua natura non è al servizio della politica, la scienza è libera, la scienza, l'amore per la scienza è l'amore per la vita, e dunque chi lavora in ambito scientifico ha voglia di cambiare le cose, ha voglia di migliorare le cose, ha un desiderio impetuoso di migliorare le cose, di migliorare la vita delle persone. Poi ci possono essere gli scienziati che possono essere a favore o contro la guerra, ad esempio, a favore o contro alcune decisioni prese dall'alto. La politica usa la scienza. Il film Oppenheimer è un filmone, naturalmente, no? La numero uno, però è un film verticale su Oppenheimer, è un film completamente incentrato sulla figura di Oppenheimer, che secondo me non è stato neanche questo grande fisico del XX secolo, non è stato un premio. Però tu dici che è stato il primo prototipo di un manager, sì? Di un pool di scienziati, sì? E in questo unico è bravissimo a mediare quel rapporto con la politica, sì, di cui il potere di cui parlava Marianna. È vero, bravo. Allora, dunque, lui è stato un grande venditore di scienza, è stato uno che sapeva trattare con la politica, sapeva trattare con i militari, cosa che i fisici non sanno fare in generale. Lui infatti ha indossato ha indossato la divisa. Lui non è stato premio Nobel, però insomma era uno abile a tessere le tele. E la cosa che non mi è piaciuta di questo film da italiana è che Enrico Fermi è presente pochissimo, ci sono tre pose con lui, che ha sempre questa giacchettina di renna corta, sembra un protagonista di Vacanze Romane o un tecnico della Brico. No, ma cosa che rappresenta Nolan è il tecnico della Brico. È questo dilemma, no? Il dilemma di lo scienziato che cerca, farebbe qualunque cosa per completare la sua ricerca, ma allo stesso tempo si interroga sulla morale. Sì. E diciamo, la figura di Oppenheimer anche in questo è molto moderna, ricorda le guerre di cui parliamo oggi, i dilemmi di cui parliamo oggi, le armi di cui parliamo oggi, perché lui si difende con questo paradosso: io contribuisco a quest'opera perché quel fungo, quando sarà visto, diventerà un baluardo della pace. Ora potremmo forse dire che molti storici danno ragione a questa teoria. Abbiamo avuto 50 anni di pace perché c'è stato l'irrevocabile Nagasaki e Hiroshima. Sì, dunque, allora, gli americani, è un film molto americano, quindi avendo incentrato tutto su Oppenheimer e sul generale Groves, è stata presa proprio una piega americana, quindi è stato descritto il modo in cui gli americani hanno affrontato la creazione delle bombe, salvo poi a dedicare metafilm anche a tutto il processo, quindi è diventato quasi un legal drama a un certo punto. E si sono anche un po' ripuliti, un po' anche sembra la coscienza, come viene di moda fare in questo periodo, ad esempio con il greenwashing. Loro, il però, sì, certo. Però insomma, aver fatto tutto questo su Oppenheimer ci consente di capire anche tutto il dilemma morale che c'è dietro, perché lui poi... Loro hanno scritto, hanno raccontato il dilemma. Sì, l'hanno raccontato, però insomma è diventato secondario quasi, perché in realtà è stato raccontato poco, tanto altro che invece doveva esserci all'interno del film. Per esempio, ci sono state tante cose rifatte alla maniera di Nolan. Ad esempio, l'incontro con Einstein non era vero. Non è che Oppenheimer è andato da Einstein a chiedergli di rifare una reazione a catena e distruggere tutto. No, non è andato da Einstein, è andato da Arthur Compton, invece, che era un americano che lavorava a Chicago e a Danford. È stato preso la piega di Oppenheimer e quindi è stata raccontata quella storia lì. Ma siccome lì c'è la compartimentazione, quindi è stato scelto di raccontare... Ognuno faceva un pezzo, spieghiamolo per chi non è un fisico, esatto, quantistico.
Fermi è stato il genio, è quello che ha costruito la pila e quindi è quello che ha fatto l'altra parte, la bomba al plutonio, è merito di Fermi, il Trinity Test è merito di Fermi. È stato raccontato invece come uno qualsiasi Fermi, lui è la mente che c'è dietro. Dunque, la bomba al plutonio aveva bisogno di essere testata perché aveva una tecnologia che era innovativa rispetto alla bomba all'uranio e quindi per essere testata era necessario cercare questo posto sperduto ad Alamo Gordo e fare un test. No, ma non glielo raccontiamo però tutto il film perché sembra assurdo, ma c'è ancora qualcuno che non l'ha visto, quindi non gli vogliamo rovinare la visione. Però appunto prendiamo spunto da questo film. Intanto, siccome niente succede per caso, specie nella comunicazione, nell'industria cinematografica americana che è potentissima e molto politica, perché adesso un film sul nucleare? Cioè, adesso che si parla di nucleare di quarta generazione, ci si divide politicamente e geopoliticamente sulla necessità o meno di affidarsi a quella fonte di energia. Dunque, adesso cosa, il momento... Cosa sappiamo del nuovo nucleare? Perché noi, a proposito di traumi, insomma, allora, ci ricordiamo Chernobyl, Fukushima. Lo so, però, insomma, ci sono... Allora, il nucleare è stato usato per fare la guerra, ma in realtà il nucleare non deve essere usato per fare la guerra, ma deve essere usato per vivere. E oggi più che mai, secondo me, il nucleare deve essere la fonte primaria dell'energia. Il nucleare oggi è utile, il nucleare oggi ci consente di combattere i cambiamenti climatici. Quindi... Ma è pulito, si parla di nucleare pulito, certo. Che a quelli come me sembra un ossimoro e una fregatura allo stesso tempo. Lo so, perché è stato diffuso per tanti anni un certo modo di raccontare Chernobyl o Fukushima in una maniera allarmista, in una maniera terrorista. Insomma, ci sono state tante verità non dette e tante bugie diffuse invece a spettro largo. Il nucleare è quello che serve oggi per riuscire a uscire dal dramma climatico, dalla crisi. Le centrali di nuova generazione sono posti molto sicure. La fusione nucleare è quello che ci consente di avere un'energia pulita e sicura. E tutto quello che è stato raccontato, noi italiani siamo terrorizzati dal nucleare, lo so bene, ma non soltanto noi, però ci deve essere una consapevolezza che è diversa. Insomma, adesso è il momento di parlare di nucleare in una maniera diversa da come è stata fatta finora. Una cosa che, diciamo, partendo dal film, ma è vera su tutte le ricerche di oggi, è che è ben rappresentato il senso dell'ignoto quando si parla della sperimentazione della bomba. È l'unica cosa che può dire quanti morti, quante vittime farà la bomba. Davvero, come racconta Nolan, nessuno di loro aveva la percezione che ci sarebbero stati 200.000 morti, sommando tutti quelli che sarebbero venuti nel tempo per gli effetti delle radiazioni? Allora, gli scienziati che lavoravano a questo progetto si trovavano a lavorare, il progetto Manhattan, si trovava a lavorare nel posto più tecnologico in quel momento lì, nel posto al dove mondo. C'erano, al mondo, era un posto dove venivano investiti capitali infiniti per riuscire a inventare nuova scienza, dunque per gli scienziati. Perché bisognava arrivare prima dei nazisti. Allora, l'idea, la spinta iniziale era quella di arrivare prima dei nazisti, poi dopo la guerra in Europa è finita, andava avanti soltanto sulle coste del Pacifico e bisognava fermare il Giappone. Quindi loro sono andati avanti perché avevano come obiettivo quello di fermare il Giappone. Era come lo facciamo perché dobbiamo farlo e questa era la regola degli americani. No, perché abbiamo poco tempo, però le vorrei vedere una foto delle immagini del primo ministro giapponese, adesso le vediamo, Fumio Kishida, che a proposito di... Lì, mangia pesce arrivato da Fukushima, dove l'abbiamo sentito nei resoconti, nei telegiornali dei giorni scorsi, ha iniziato il rilascio in mare dell'acqua utilizzata trattenuta per anni nelle cisterne della centrale danneggiata dal terremoto e dallo tsunami nel 2011. Ha detto è buonissimo e ha invitato
a sostenere i prodotti ittici giapponesi sicuri e deliziosi. Lei la direbbe mai questa frase mangiando il pesce di Fukushima? Se qualcuno mi portasse un bicchiere d'acqua che esce da Fukushima, io con un po' di sale, io la berrei, perché quella è acqua demineralizzata e distillata e passa due processi di purificazione, una per il cesio e una per di osmosi inversa, e quest'acqua viene rimessa in questa maniera in mare, ma è acqua pura, purissima, soltanto che senza sale, perché sono passati 12 anni, perché il tempo di dimezzamento del trizio di 12 anni, questa è acqua con trizio, il trizio porta un po' di radiazioni, ma bere un litro di acqua con trizio è come fare una radiografia al braccio, dunque quindi la psicosi che aveva iniziato a serpeggiare, un anno di quest'acqua qui è come vivere a Orvieto e a... No, attenzione, non dire cose. Perché? Adesso ci denuncia il comune d'Orvieto. Perché Orvieto? Che perché bella ci sono radiazioni, perché è un posto notoriamente... No, radioattivo. Ma noi mettiamo radiazioni, a tu Luca metti radiazioni. No, lui tantissime, però l'ultima Marianna domanda, può perché stiamo chiudendo, quindi... Tutte le cose che iniziavano a girare immancabilmente sui social sull'allarme del pesce in arrivo dal Giappone. Noi ne importiamo, è assolutamente allarmismo. È infondato. Tant'è chi è che l'ha diffuso? La Cina che è quella che emette il 30% di tutto per mandarci danno. Il pesce suo, diciamo. No, è perché vuole puntare il dito sugli altri, capito? Okay. Così non pensano ma a lei. Ma quindi a proposito della politica ha fatto bene il gesto fatto che bene, scritto? Fatto bene, è pura, è acqua pura. Ottimo, il nostro tempo è drammaticamente finito. Peccato, avrei voluto continuare. Sei insaziabile, ringraziamo Gabriella Grayson, ricordiamo Ogni cosa è collegata. Ma anche la cena dei fisici. L'incredibile tutto, scena dei tutto, fisici che tu hai letto. Ricordiamo che Dopo di noi va in onda Detenuto in attesa di giudizio con Alberto Sordi, ma soprattutto vi ricordiamo che domani siamo qua, io e Telese e io alla solita ora, ci vediamo qui, a domani. Ci beviamo un bibitone di Fukushima.